Quindi ho anche avvisato all'ultimo e non sono puntuale. Chissà se arriverà qualcuno. E soprattutto questa inquadratura è strana con tutte quelle finestre dietro. Qui è meglio per disegnare, ma forse è peggio per... Ciao, surprise banana! E anche Savo Head. Qui non abbiamo il foglio inquadrato, vediamo se riesco a inquadrarlo meglio, forse così. Vediamo. Apri la Non cassetta. volevo scendere qua giù. Volevi scendere? Non così tanto. L'avevo messo giù. Scusate, c'è Nick che... Questo volevo stringere, ma non si stringe. Ah, ora si stringe. Ciao, surprise banana! Abbastanza bene, anche se non sono molto soddisfatta di questa nuova inquadratura perché sono sparata dalla luce per il disegno e ho le finestre dietro. Tu come stai? Savo, tu come stai? Vediamo se riesco a spostarla in modo che illumini il foglio senza bruciare me. Mi arriva negli occhi e muoio. Ho capito, però mi arriva negli occhi e muoio. Scusate, sono dei dibattiti in corso con Nick. The Real Tondo 07, ciao, buon cuore pizza a te. Bravo Savogino, mi raccomando, compra solo frutta e verdura di stagione. Ciao Rackbuds, sei tornato in ufficio? Grazie mille, oggi è una diretta un po' improvvisata perché questa settimana ho chiuso il file dei calendari, quindi ho lavorato tantissimo, ho streamato zero e sono un po' stanchina, ma ci stava a fare dei disegnetti, non vi faccio vedere questa faccia da 10 giorni. Ciao Silwin! Ciao Lord Tempus Rus, ok, non stai ascoltando quindi è inutile che io ti rispondi a voce, ma hai scelto un'ottima cosa da ascoltare mentre guardi i disegnetti. Anche perché qualcuno di voi mi ha commissionato dei disegnetti, aiuto, da spedire insieme ai calendari la prossima settimana, quindi io ne approfitto per mettere il silenzioso sul telefono. E anche per iniziare a disegnare una di queste commissioncine. Psycholite, bentornata! Spero di non esservi mancata troppo questa settimana, ma ho avuto delle cose da fare. Settimana prossima sarò a casa da sola, quindi probabilmente farò qualche direttina in più per compensare. Voi state tutti bene? Com'è andata la vostra settimana? Scrivetemi. Vediamo se trovo la mia reference, che oggi vi disegno un gattino. Questo no. Ce la posso fare a trovare la mia reference. Avrei potuto prepararmi prima, ma non sarebbe stata assolutamente una cosa da me. Ah sì, avete visto? Vedete, non mi sono fatta vedere per un po', ma ho fatto due emote nuove. Emote tisanina ed emote cuoricetti. Savariuma giusto, bentornato. Anche Giobachicci e anche Doritalia e Once Upon a Sam. E vi, che bello! Chissà, io non me lo ricordo. Aspettate, perché sono così imbranata. Aspettate, c'è una notifica. Power Pizza ci sta ostando. Grazie Nick, sei molto gentile. Perché sono così disorganizzata oggi? Perché non ero emotivamente pronta? Trove sostituisci. Scusate, sto cercando la foto di un gatto che avrei potuto cercare prima, ma sarebbe stato troppo. No, raga, non trovo. Ah, se solo riuscissi ad arrivare alla mia agenda. Beh, va, dai, intanto raccontatemi voi qualcosa. Savo, sei sempre molto simpatico.
Giorolf, ciao, grazie per usare la mia emote. Aspettate. Mimi, non è che riesci ad allungarmi quella gente. Grazie. Ok, qua ho scritto le cose magiche. Ora troverò e inizierò a disegnare per davvero. Ah! Ciao, V. Tanto potrete vedere i miei segreti su questa agenda. Ah. Non è vero, non c'è nessun segreto. C'è solo... Ecco qui! Ora l'ho trovato! Ho trovato il nome che cercavo. Oh, adesso che l'ho trovata non so se ho voglia di disegnarla adesso però. Rackbats, purtroppo non posso scegliere io la foto del gatto perché è una commissioncina, quindi mi hanno mandato la foto di un gatto preciso, che però è molto simpatico lo stesso, ma io oggi non so se sono in grado di disegnare un gatto simpatico. Ci proviamo. Ho trovato il vestito un po' antiquato, ma se noi ci diamo da fare, si può rimodernare. Ho riguardato di recente significa durante lo scorso lockdown, quindi comunque parecchi mesi fa, Cenerentola insieme alla mia famiglia. E devo dire che è uno di quei classici Disney super snobbati che si pensa che siano solo da bambine e che non regalino forti emozioni adesso. In realtà mia madre ha insistito molto per riguardarlo e devo dire che ne siamo rimasti tutti molto soddisfatti. È molto divertente Cenerentola. Ciao Chiarix! Hai un corso di Olimpiadi di matematica, what? Ah, Daria Italia, come sarebbe bello avere un gatto preciso, come dici tu. Oh, mi dispiace Savario, ma giusto che la giornata sia noiosetta, ma pensa che da domani è il weekend, quindi non puoi andare in giro a fare niente, a meno che tu magari sia uno di quei fortunati da zona gialla, ma in generale almeno non devi lavorare, che comunque è una cosa... Ehi, Pacione, mi ha portato 12 persone per questo big party, grazie Pacione, e grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questo big party. Io sono Martina Dirce Carcano, faccio disegnetti e adesso sto disegnando un gatto, anche se per ora è a matita, quindi ancora non si vede. Ah, ok, anch'io milanese Savario, quindi capisco. Ciao Pacione, tra l'altro se dopo riusciamo a metterci d'accordo quando finirò di disegnare questo gatto, io chiamerò Pacione per fargli un ritrattino, quindi ci sentiamo tra un pochino su Instagram, amico Pacione. Sì, vai tranquillo, tanto penso tra una mezz'oretta, che dici? Così ti riposi un po', ti bevi una tisanina magari? Oh, grazie Ertancro! Ertancro è appena andato sul mio Instagram e gli piacciono i miei disegnetti, io sono molto felice di questo. Come mai Pacione Delfino? Tra l'altro io so fare un verso del delfino pazzesco, ma non posso farvelo perché altrimenti vi rendo tutti sordi. Però Nick e Savo possono testimoniare. Vero? Amici? Il mio delfino è stupendo. Ok, questo è un gatto a testa in giù, cioè tipo quando fanno la pasta. Quando si mettono a pancia all'aria, questo è l'orecchio, questo è l'occhio con la pupilla, questo è il naso, ok? Questa è la bocca, questa è la guancetta, questo è l'occhio che è un po' schiacciato perché c'ha il muso schiacciato sul letto e questo è il letto e poi da qua si intravede un pezzo di... Di solito non uso così tanto scotch, ma essendo una commissione ci tengo che venga abbastanza bene e se userò dell'acqua... È meglio mettere lo scotch su tutti i lati perché in questo modo la carta si imbarca quando è bagnata ma poi si riasciuga rimanendo ben tesa e quindi non viene la carta imbarcata che fa schifo.
Giusto, Savo, tutte le persone dello slam e anche in Australia possono testimoniare che faccio bene il delfino. Ok, Pacione, perché se attacco la capture card e il microfono che sono della stessa marca, praticamente hanno qualche inconveniente? Ma questa è una cosa stupenda! Ci sono persone che studiano anni e anni per fare la voce del delfino e tu ci riesci con solo due oggetti. Nicola Bernardi è online ed è anche molto bello, ve lo posso confermare perché è qua dietro di me. Comunque, la telecamera è abbastanza vicina, la luce deve essere abbastanza buona, in teoria dovreste riuscire a vederci anche se per ora sto disegnando a matita. Potete confermarmelo? Che nel caso inizio a calcare da subito un po' di più prima che vi annoiate. Un ragazzo prima in chat scriveva che non può ascoltarci perché sta giustamente ascoltando Power Pizza, ma seguirà solo i disegni. Quindi, poveretto, non voglio che si subisca 20 minuti di matitina sbiadita. E basta. Non sono più abituata a parlare ad alta voce con persone che non siano Nick o la mia famiglia al telefono. E in più voi non potete rispondermi a voce, cioè penso che il 2020 lascerà in me una sorta di trauma da problemi di comunicazione. Grazie a Aki89 che mi confermi che si veda tutto bene. Io invece Pacione riesco a fare il verso del delfino, ma viene acutissimo. E quindi lo potrei fare se fossi tipo in camera da letto, ma se lo faccio qui veramente rischio di spaccarvi la testa, le orecchie. Guarda che gatto. Ok, il naso l'avevo fatto troppo in basso. Lo faccio un po' più in alto, sposto qui. Non credo di aver mai disegnato un gatto, perché non mi stanno particolarmente simpatici, cioè ovviamente mi stanno simpatici, ma non tanto quanto altri animali. E visto che tutti disegnano i gatti, ho detto vabbè, è inutile che mi metto anche io a disegnare i gatti, però questo me l'hanno chiesto, è simpatico, però credo sia uno dei primi gatti che disegno, a parte Fuligine, che è il gatto che ho adottato in Indonesia e che poi ho dovuto abbandonare. Per il suo bene, ma è stata una notte di lacrime infinita. Gabri Bazzo, ancora non abbiamo preso le sedie in realtà, quindi siamo ancora scomodi. Siamo ancora scomodi anche perché io nel caso prenderei uno di quei trespoli in cui si sta in ginocchio. Ma dovrei capire se sono alti abbastanza da riuscire ad arrivare al tecnigrafo, altrimenti sarebbe una spesa inutile. Silvi, non fare la faccina triste. Ah, beh, se la faccina triste però era, se era per il mio gatto indonesiano, hai super ragione. Dopo, se volete, ve lo faccio vedere. Era una gattina, si chiamava Fuligine. Adesso non credo che la continuino a chiamare Fuligine perché gli indonesiani dell'ostello non riuscivano a dirlo molto bene Fuligine. Ci ho provato a insegnarglielo, ma. Però poi ho imparato anch'io delle parole indonesiane. Poche. Faccione, come fai a rompere le sedie? Io rompo le sdraio di solito. Ho rotto una sdraio al primo appuntamento mio con Nick e da piccola ne ho rotte penso due o tre al mare. Tanto per fortuna che le ho rotte prima di conoscere la madre di Nick, perché altrimenti sarei morta di terrore. Ti ricordi che momento di giubilo e gaudio? Ok, Pacione, attendo.
La testimonianza. Allora, le sdraio si rompono perché io non mi so sedere sulle sedie. Quindi finché sono sedie che sono abbastanza stabili, ce la faccio, nel senso che io invece che sedermi prima col sedere, ci salgo prima col piede e ci salto sopra tipo trespolo e poi piano piano capisco come piegare le gambe in modo di stare comoda. Solo che se lo fai con le sdraio che sono di tela e sono fatte per accogliere il tuo peso, ma spalmato per tutta la schiena. Se tu invece ci sali con tutto il tuo peso su un piede solo, poi le sfondi, perché la tela non è fatta per fare quella cosa lì. Non lo so perché salgo col piede sulla sdraio, ma prima ci salgo col piede e poi mi rannicchio, mi metto, cioè come salgo sulle sedie. Non lo so, io sono scomoda a stare seduta e quindi mi devo, tipo adesso ero seduta normale, sono un po' scomoda, mi devo appollaiare. Il fatto è che al primo appuntamento con Nick, io ancora sfumacchiavo e quindi dopo che ci siamo bevuti un bicchiere di vino abbiamo detto ok, dai, usciamo a fumarci una sigaretta. Ed era buio e c'era questa stellata bellissima. E usciamo e ci sono due sdraio e c'era la luce spenta. E io metto il piede sulla sdraio, si sente rumore di tela rotta e Nick accende la luce e mi vede in piedi con un piede fuori dalla sdraio e un piede dentro la sdraio. E niente, io ancora adesso non mi posso più avvicinare alle sdraio di sua madre perché potrebbe uccidermi. Poi le ha fatte riparare quell'estate. Certo, bacione, poi mostro anche a Nick. Non lo so come ci si fa. Non ve lo so spiegare, che adesso non ho lo spazio per mostrarmelo. Ma fate conto che sono tipo un piccione, quindi mi appollaio sulle sedie, non mi ci sdraio. Ok, questo è il concetto che sto. Vabbè. Forse non era così interessante, però non so come siamo finiti subito a parlare di sdraio rotte. Ah, sì, perché ci chiedevate se avessimo comprato le sedie nuove. E no, ma qualcuno di voi ha quegli sgabelli per stare inginocchiati? E se sì, sono abbastanza alti per poter lavorare a una scrivania? Ok, grande paccione che parli di sedie, le sedie sono belle. Non gli ho fatto il mento, povero. Esatto, tipo quelle sedie. Possiamo parlare di sgabelli, tanto l'orro non c'è. Vabbè, come state? Dai, raccontatemi qualcosa, che io davvero sono un po' confusa oggi. Alla fine non facevo una live da mercoledì scorso con Savo e di conseguenza ho un po' perso l'abitudine di parlare così. E un po' in realtà ho veramente solo lavorato, quindi non ho aneddoti carini o cose che sono successe. Cioè, la cosa più incredibile che è successa è stato che un paio di giorni fa io e Nick siamo scesi a fare un po' di spesa perché Nick aveva avuto un po' di febbre la settimana prima, quindi ha fatto un tampone ed è sano e siamo andati a fare una spesina. E in piazza abbiamo incontrato un mio amico del liceo col suo babbo e ci hanno detto venite a bervi un caffè. E abbiamo scoperto che i bar sono aperti, puoi prendere il caffè da asporto ed era una cosa che non facevamo da un secolo. E quindi questa è stata la cosa più entusiasmante della settimana, aver bevuto un caffè per strada.
Magari a voi è successo qualcosa di più interessante? Chi lo può sapere? Ah, tra l'altro, ancora non l'abbiamo detto da nessuna parte e non so se Savo l'abbia già detto durante le sue dirette, ma mercoledì prossimo rifacciamo una diretta insieme, una mezza maratona, nel senso che non durerà 7 ore come quella di mercoledì scorso, ma ne durerà magari tre. E questa volta sarà sul suo canale Twitch, visto che continueremo a fare i video animati. Di lui che legge poesie e io che disegno, abbiamo deciso che un mercoledì sì e uno no, facciamo delle dirette insieme combinate. Quindi poi vi ricorderò l'orario che penso sarà alle 11 del mattino, ma non è detto perché in realtà non l'abbiamo ancora deciso. Beh, avere una cucina nuova è molto, molto una cosa entusiasmante. Aki, di che colore è? Infatti, Savo, ancora non abbiamo deciso l'ora. Per me può essere anche 11:30 se vuoi. Oppure se vuoi mezzogiorno facciamo la pausa pranzo insieme. Pacione è tornato. Pacione, tu hai delle cose in fretta da fare? Nel senso che vuoi subito che ci chiamiamo per il ritratto o puoi aspettare che dia un pochino di inchiostro a questo micio? Fammi sapere tu come sei più comodo, che sei il mio unico ritratto della giornata. E quindi posso farlo quando vuoi tu. Pensa che fortunato. Ok. Bella la cucina bianca, grigio scura e dettagli color legno. Che belle le cucine. Mi piacciono tanto i mobili. In questa casa abbiamo una cucina tremenda. Infatti è la cosa che soffro di più. Cioè, non è tremenda, è solo un po' accrocchiata. Hai visto che il mio babbo era un falegname? Io ci faccio molto caso ai mobili delle case. Cioè, tipo che io la prima volta che sono andata a IKEA è stato nel 2016 o 17 con Savo quando siamo andati a comprare le cornici per le stampe di iCoodle. Non avevo mai messo piede a IKEA per i primi 20 anni della mia vita. Oh, Sibs, mi dispiace tantissimo. Ma quindi adesso stai. Cioè, sono a casa o. Non so in che classe insegni, quindi non so se stai facendo in presenza o in remoto. Però la combo Covid più pidocchi è una roba terribile. Scusate, Nicola Bernardi deve andare a salvare un pulcino che urlerà tantissimo e quindi devo mutare il microfono. Oh, pulcino salvato. Non lo so se i pulcini urlino in effetti, ma penso di sì, fanno tipo. No. Che cosa ridi? Non hai mai sentito un pulcino fare. Invece sapete quale animale non fa nessun verso? Guarda, Rackbuds è una delle mie cose che desidero da più tempo, avere una gallina e una mucca per farci compagnia, ma purtroppo non ho mai avuto modo di diventare amica di una gallina.
L'Artempus Rus, bentornato anche con l'audio. Ti è piaciuta la puntata di Power Pita? Una mucca in mansarda, come sarebbe simpatica! Solo che non so se riusciremo a darle abbastanza spazio per pascolare e erba da mangiare. Però sarebbe bello avere un giardino e ogni tanto farla sedere sul divano, magari sta comoda. Comunque, mi ero ripromessa di usare questa penna solo per Slam Tracks perché c'ha il taratto perfetto, ma mi piace troppo, quindi la sto usando anche per altro. Spero di non consumarla perché ne ho solo una. Qualcuno di voi ha mai accudito un pulcino? Sai, stavo che ho appena sentito quella cosa segreta che mi hai fatto sentire e quindi quando ho letto una mucca in mansarda l'ho ripetuta nella mia testa esattamente con quel motivetto. Ma che tenero che dovevi essere a 3 anni con un cucciolo di pulcino, eravate due cuccioli. Io ho avuto solo un canarino da piccola, ma mi faceva troppa tristezza pensare che dovesse stare in una gabbia. Allora un giorno l'ho liberato. Poi mi è stato riferito che è stato preso dalla mia vicina di casa che aveva un altro canarino e poi hanno fatto su una famiglia. Ero così ribelle da piccola. Oh no, Pacione, ma quel famoso pipistrello? Oh no, Pacione, ma questa è una delle storie più tristi sui cani che abbia mai letto. Mi dispiace tantissimo. Beh, che zuppa hai preparato al pipistrello che l'ha ucciso? Scusa. Che persone strane che si incontrano su queste nuove piattaforme dello streaming. Che simpatici. La, i trattini dei peletti. Sibs, ma che bello, io non ho mai avuto un cane. Ah, wow, 10 pulcini! E ti seguivano, eri tipo la loro mamma? A me hanno raccontato che poi, però io non me lo ricordo assolutamente, me l'ha regalato, me l'ha raccontato mio fratello di recente. Che a un certo punto io ero molto piccola perché mia sorella mi sa che era proprio piccolissima, quindi avrò avuto 3 anni e avevamo un pesce rosso e si vede che in quel periodo guardavamo Gatto Silvestro e cose così, perché un giorno mio fratello è entrato in cucina e mi ha visto che avevo il pesciolino in mano e che volevo mangiarmelo così e poi lui l'ha ributtato in acqua. Ma io non mi ricordo assolutamente di questa storia, me l'ha raccontata mio fratello, quindi magari non è vera, anche se mia madre l'ha confermato. Ciao Moneyboom, un salutino anche a te. Buon venerdì che sa già quasi di weekend.
Ciao Sito Galdor! Ehi, io soy Adilson. Hola, ¿cómo estás? Come si dice benvenuto in spagnolo? Bienvenido. Io soy Martina. Hola. Ciao Nico. Chi è che non morde mica? Silwin. Bienvenido. Con la schwa. Che bello. Dai, sarà abbastanza simpatico questo gatto alla fine di questa storia. Canticchiare senza motivo. Ah, dal tipo. Cioè, durante una. Money Boom ci sta ostando. Grazie, Money Boom. No, non sto disegnando al contrario. In realtà è un gatto sdraiato con la testa in su. Però sapete che è una tecnica per imparare a disegnare, quella di disegnare al contrario? Nel senso che. Se non si è mai disegnato e si vuole cominciare da grandi, è un ottimo modo per cominciare. Cioè si prende un'immagine di riferimento che si vuole copiare e invece di copiarla dritta per dritta, la copia al rovescio e viene molto meglio. Serissimo, Pacione, perché come... capita spesso a chi disegna da adulto, il problema è che si giudica in continuazione mentre disegna. C'è il mio innamorato? Cosa vuoi? Io stavo parlando. Scusate. Vado a prendere la zampata. Davvero? Ma prima mi dai un pezzo di dolce. La fibra se ne va, sicuramente succederà un guaio. Mentre sono qui da sola a mangiare un pezzo di torta. Ah, cacchi. Stavo dicendo. Salutate tutti Nick che torna tra un pochino. Torta. Acqua. Benessere. No, ok. Stavo raccontando che il problema degli adulti che si mettono a disegnare è che si giudicano in continuazione. Quindi sono convinti di non saper disegnare e sono così solitamente concentrati sull'autogiudizio che non si rendono conto di quello che disegnano. E non si rendono conto di quello che hanno davanti agli occhi. Quindi hanno davanti una statua da copiare o una foto da copiare, non riescono a vedere esattamente quello che hanno davanti, ma vedono, che so, statua e dicono: ah, ok, una statua è fatta così, perché nella loro vita hanno già visto decine e decine di statue e decine e decine di disegni di statue. E quindi cercano di riprodurre quello, disegnano un occhio e dicono: ah, ok, io in testa ho, so come vorrei che venisse quest'occhio, so come è fatto un occhio, e quindi perdono totalmente di vista quello che hanno lì davanti in quel momento e quindi solitamente disegnano male. Se però tu l'immagine che hai di riferimento la metti capovolta, un pochettino inganni la mente e quindi la tua vista e la tua mente sono molto più concentrate e vedi realmente quello che hai davanti agli occhi e ti è molto più facile copiarlo. Ed è verissimo, io ci ho provato
quando ero al liceo e aiuta tantissimo. Esatto, sito Galdor, anche disegnare e riguardare il disegno al contrario aiuta molto a vedere gli errori. È una cosa che mi aveva insegnato mio padre, perché anche lui disegnava, era guardare poi i disegni allo specchio. Se tu fai una copia dal vero o appunto come questo gatto, se io poi lo stacco, lo guardo davanti allo specchio e funziona anche davanti allo specchio, allora vuol dire che il disegno ha le proporzioni giuste. Se invece c'è qualcosa di strano, vuol dire che l'ho disegnato male. E un disegno stupendo che mi aveva fatto fare, un esercizio che mi avevano fatto fare il primo anno di liceo artistico, durante una lezione di scultura, quindi erano veramente le prime lezioni, ancora non ci facevano scolpire, ma dovevamo ancora imparare a disegnare. Questo mio insegnante ha preso uno sgabello, perché all'artistico in Accademia di Belle Arti solitamente disegna il cavalletto con lo sgabello, ha preso uno sgabello, l'ha messo a testa in giù su un trespolo e ha detto: ok, adesso disegnate questo sgabello. Abbiamo disegnato per un paio d'ore, poi ha raccolto tutti i disegni, ci ha fatto sedere tutti vicini e poi per giudicare il disegno li rimetteva a testa in su. Quindi se il disegno dello sgabello stava in piedi, voleva dire che avevi azzeccato le proporzioni e quindi era un disegno giusto. Se invece era tutto sbilenco, vuol dire che il disegno era sbagliato. E il mio era venuto abbastanza bene il primo. Ce l'ho ancora a casa, ci sono molto affezionata a quello sgabello. Che bello, ma poi interessa quando vi racconto di queste cose o sono troppo nerd del disegno e in realtà non vi interessa tanto? Fatemi sapere cosa volete sentire da me. Rackbat ci racconta che durante il primo lockdown, che ha passato in casa da sola, ha disegnato tantissimo, non l'aveva mai fatto, è stato così liberatorio. Grande Rackbat, guarda, se vuoi altri trick di questo tipo, ne ho miliardi. Ok, ok, che bello, che super felicità. Perché io ho dovuto, cioè, nella mia, diciamo, carriera di disegnatrice, ho affrontato ovviamente come tutti diverse fasi. Se io vi facessi vedere dei disegni di quando ero al liceo, non sembra neanche la mia mano. Vediamo se ne ho forse uno al telefono. Sul telefono che ho ritrovato durante il lockdown. Ok, sì, tipo non so se lo vedete, è un po' buio, tipo questo. Ok, a parte il telefono sporchissimo, questa era la coppia di una statua che ho fatto in prima liceo e come vedete ero psicopatica, nel senso che è esattamente la riproduzione. Se andate a vedere i dettagli sembra veramente quasi una foto. Usavo 10 matite e ci mettevo un mese a fare un disegno, quindi ero una precisina ma fin troppo. I ritratti che facevo erano questi. Questa era la mia migliore amica Federica e qua eravamo in Spagna ed era il 19 giugno del 2009. Quindi io prima disegnavo così. Ciao Oswald Mysteries! Super realistico, ma perché all'inizio è giusto imparare a disegnare così, perché si impara veramente a disegnare. Solo che a un certo punto ero, mi pare, in quarta liceo, intanto ho perso la foto del gatto che stavo disegnando perché Baluca ha lanciato 10 bit, attenti agli occhi raga, che sennò vi prende. Grazie Baluca. Stavo dicendo che che un giorno la mia prof mi ha preso da parte e mi ha detto: guarda Marti, niente da dirti, nel senso che le copie dal vero sono bellissime eccetera eccetera, però non ci puoi mettere 9 ore a fare una copia dal vero, cioè va bene l'iperrealismo, ma adesso vediamo di velocizzarla un po' questa mano. Quindi mi aveva consigliato un manuale che si chiama Disegnare la figura, mi pare, di Daniela Brambilla, in cui ci sono un po' di metodi per sciogliere proprio la mano, e uno di questi è il disegno di gesto,
Quindi disegnare un soggetto in movimento, tipo, che so, io lo facevo sul treno o alla fermata del treno o a scuola quando non avevo voglia di seguire le lezioni, eccetera. Disegni in 10 secondi o in 15 secondi, cioè delle cose velocissime, catturi solo dei momenti. E poi al contrario. Ehi, fenomenalo Mars 5, mi segue, aiuto, grazie, benvenuto. E quindi poi ho iniziato a fare i disegni ciechi, che sono, diciamo, la base dei miei ritratti, e quindi è il disegnare senza guardare il foglio, che vi ho già spiegato, ma che aiuta, è un esercizio che aiuta veramente a mantenere alto il controllo occhio-mano, perché se io non guardo il foglio, guardo solamente il soggetto e io devo sincronizzare al secondo il movimento della mia mano con il movimento del mio occhio. E imparare a disegnare non è altro che imparare a guardare. Quindi se io imparo a guardare, poi la tecnica, l'uso delle varie tecniche arriva dopo. Però imparare a disegnare è proprio imparare a guardare quello che hai davanti. E that's it. Ah sì, Silvi, non sono più triangoli neri, così anche se ci cadono addosso ci fanno piacere, gli facciamo le coccole. Esatto, Sito Galdor. È andata più o meno così. Chi è che ha lanciato degli unicorni? Baluca, non si lanciano gli unicorni in questa gita scolastica. Ok, allora io direi che gli faccio un pelino di chiaroscuro, così mentre si asciuga chiamerei il buon Pacione per fargli un famoso ritrattino, visto che poveretto, avrei dovuto farlo lunedì. Poi lunedì io dovevo consegnare il calendario. Ed ero presa e lui era preso e poi io non ho più streamato e oggi è venerdì, pensate. Viva gli stickman o rest day. Ah, vabbè, Baluca, però non tirartela troppo tu che sei in zona gialla e puoi lanciare gli unicorni. Noi che siamo in zona rossa non possiamo fare niente. Comunque devi essere molto forte per lanciare un unicorno, non penso siano così leggeri. Com'è rilassante la musica di oggi, potrei addormentarmi davanti alla telecamera. In zona arancione si possono lanciare unicorni dalle 5 alle 22. In zona rossa lo puoi fare, ma devi avere un'autocertificazione per farlo. Psycholite ha lanciato 50 bit, grazie mille. Schivateli tutti, tenete gli occhi chiusi. Devo assolutamente sistemare le GIF per queste cose. Questa settimana sono riuscita ad aggiungere due emote. E magari questo weekend disegno davvero il procione sub per le sub. E un procione con degli occhiali giganti che si ripara dai bit. Esatto, Psycholite! Pacione! Con gli occhiali rotti. Ah! Non avete dei narvali a disposizione. Chissà come deve essere ascoltare dopo questa live senza leggere la chat. Devo sembrare ancora più strana. Mi piace molto questa penna, non mi aspettavo che fosse acquarellabile, quindi tutti i trattini che ho fatto in realtà si mischiano con l'inchiostro grigio che ci sto mettendo e fa dei paciughi interessanti. Quante cose che si scoprono.
Ah, è vero, io ho una maglietta stupenda di un unicorno che dice I believe in me, perché non è vero che sono immaginari. Però appunto è viola e quindi è bellissima. Non la metto spesso, un po' perché ho paura che lavandola si rovini, invece vorrei che quella maglietta mi seguisse per sempre. Però a volte la uso nello yoga. Cioè, voi non ci credete? Io sono sempre vestita di nero, ma oggi ho persino un top rosa. Cioè, lo vedete che colore da pazze? Cioè, mi ci immaginate con un top rosa? Ebbene, quando faccio lo yoga, ogni tanto ho anche dei vestiti colorati. Non è vero, solo questo è una canotta blu. Ma quando ho comprato questa ero a Bali e quindi mi andava di comprarmi una cosa rosa. Savo, che bella quella maglietta, invece tu te l'hai ripresa con un unicorno che vomitava un rainbow, non un aquilone, come si chiamano? Aiuto, come si chiamano? Arcobaleno, un arcobaleno. Oh, Sismo Ceramica mi insegue. Ehi, hey, ciao Sismo Ceramica, benvenuta. In che senso siamo lì? Ah, perché siamo sempre vestiti di nero. Beh, ma un giorno vi faremo vedere delle foto del nostro bucato steso. È molto facile, abbiamo solo il detersivo per i capi neri e laviamo tutto insieme benissimo. Bentornato Nico! Sì, Lord Tempus, guarda, ce l'ho in programma di fare il procione vestito da sub per le sub. E a questo punto il procione con gli occhiali tipo da antinfortunistici per i beat. Mamma mia, che canzone triste però. Andiamo avanti, skippiamo. Ah, next. Eccoci. Come sta il tuo capo, Nico? Ti tratta bene? Esatto, Vinge. Anche io e Nick stessa identica cosa, nel senso che lui comunque ha o magliette nere o grigie e o pantaloni neri o grigi. E ha un paio di magliette colorate che però non mette quasi mai, quindi io ho un paio di collant colorati e un paio di magliette colorate, ma le metto rarissimamente, anche perché poi quando le metto devo aspettare tipo di lavare le lenzuola, perché non è che posso lavare tutto con il nero, quindi alla fine è molto più semplice fare lavatrici nere. Certo, appena entrati in casa la prima lavatrice abbiamo lavato gli stracci insieme a delle lenzuola rosse che sono diventate rosa, ma ovviamente è stato Nicola Bernardi. In realtà gli stracci sono venuti molto bene di quel coloretto rosa. Che gatto sornione! Che simpatico! Lord Tempus, hai trovato i tuoi colori e ti affidi a quelli, perché anche quella è una buona scelta in realtà. Io ho avuto nel passato un periodo in cui mi vestivo coloratissima, nei primi anni di accademia, ma coloratissima a cannone, tipo pantaloni viola, maglietta gialla e maglione color petrolio. Poi ho seguito un corso di regia con una pazza, e non faceva entrare in aula persone che non fossero vestite completamente di nero.
perché le dava fastidio alla vista, cioè dovevamo essere tutti in neutro teatrale. Ed è molto difficile dopo 6 mesi che ti vesti sempre di nero, perché poi se la beccavi in corridoio e non eri vestita di nero non ti salutava, cioè queste cose qua da pazzi che solo in Accademia di Belle Arti. Poi ho lavorato a una produzione teatrale e lì lavoravo anche proprio in palcoscenico, quindi facevo tipo il cambio d'abito degli attori o gli passavo l'attrezzeria eccetera, quindi dovevo essere vestita di nero sia alle prove che durante il spettacolo. Insomma, alla fine è dal 2014 che mi vesto solo di nero. Però lei era proprio pazza. Che bravo Nico! Ma io invidio molto le persone che si vestono colorate adesso. Dai, questo gatto sta iniziando a prendere forma, cosa dite? Poi gli aggiungerò un colore per farlo diventare un po' più simpi. E anche dei neri, un po' più neri, perché sennò così sembra solo pazzo. Aggiungiamo un po' di ombra portata. Tanto questa è una carta fichissima, non so se riuscite a vedere la trama dalla webcam, è un blocchetto, ne avevo comprati due, purtroppo questo è uno degli ultimi fogli, che avevo trovato in un negozio di giocattoli a Praga, e sono molto triste che sia quasi finita questa carta, perché mi piace molto. Salve Uscio, mi segue, aiuto! Aspettate, Nick ha fatto una delle sue cose strambe per cui mi ha messo sotto carica il computer ma senza che l'alimentatore prenda per davvero la corrente. Ah, aiuto, si sta scaricando. Ah! Aiuto! Ok, carico. Che rischio, ragazzi, che rischio incredibile! Proprio adesso che Gian Cosimo Vinaccia ha regalato un abbonamento a Somaro Mannaro! Grazie mille Gian Cosimo Vinaccia, sei un pazzerello! Ora mi si è informicolato un piede. No, povera fibra. È che la fibra è bravissimo, ma comunque voi immaginatevi Gorilla, cioè Magilla Gorilla, per chi se lo ricorda. Quindi lui ha tutta la buona volontà, è solo che poi è grande e grosso ed è un po' maldestro e quindi fa tutte le cose giuste, ma magari non si accorge che se è ben attaccato o così, cioè Magilla Gorilla. Ciao Sibs! A presto! Ah sì, Onico, scusa. Perché io ho cominciato a streamare in realtà da pochissimo, questa credo sia la mia 11ª o 12ª live e niente, mi ero appena trasferita con Nick in questa casa dove abbiamo installato una fibra velocissima e quindi Nick, che
è il mio innamorato, se non lo conosci, che è Nicola Bernardi, quello di Power Pit Podcast, che prima di vivere in questa casa faceva degli streaming con un internet molto meno veloce. E quindi poi lui era molto contento di avere la fibra. Solo che poi quando ho iniziato a streamare anch'io, come sempre nella mia vita, completamente disorganizzata, quindi mi mettevo qua al tavolo senza i pennelli o senza la carta, o magari ogni tanto mi veniva voglia di un caffè, e quindi ho iniziato a chiedere queste cose alla fibra per testarla, e devo dire che è molto veloce. Cioè, come prima ho chiesto un dolcino e me l'ha portata subito. Ciao Enigma Rotto! Ah, che fatica! Che faccio? Ok, Pacione, io ci sono quasi, perché sennò poi ci dimentichiamo di te. No, non è vero, non potrei mai. No, vabbè, aspettate, però in realtà è presto. 16:08, vediamo se il computer sta caricando. Sì. Ok, dai, facciamo che tra alle 4:30 ti chiamo, va bene? Ci diamo questo orario? Così io vado avanti qua a dargli un po' più di senso, che poi mi viene più facile riprenderlo. Mi piace molto questo grigio, devo dire. Voi avete gatti? Sono sicura che qualcuno di voi abbia dei gatti, perché ne avevamo già parlato. Ma magari c'è qualcuno di nuovo? C'è qualcuno di nuovo? Beh. Ah, ok, io Nico, quindi Nick lo conosci. Che fortunato, io non lo conoscevo prima. Una kiss e una silly, kiss and silly. Ma come l'hai trovata nel bosco? Ma che tenera, e come l'hai chiamata? No, Lortempus, non dire così, povero gatto. Il bello di questa carta è che, essendo molto ruvida, se io sto a pelo così, quindi senza bagnarla troppo, fa proprio l'effetto pelo, vero? Ah, ok. Gatatz. Pacione, prova ad adottare un procione la prossima volta. Magari ti ci trovi meglio, magari scopri che i procioni ti amano anche se i gatti non ti amano. Non è mica facile farsi amare dai gatti. Hanno dei caratteri difficili.
Ciao Anna, grazie per il saluto, buona uscita. Dice, hanno trovato sua sorella e suo ex una decina di anni fa. Il suo nome dovrebbe essere Fanny. Ok, Micia è comunque un buon nome. Ciao, ti Chiara. Sto abbastanza bene, grazie. E tu? L'Artempus Team Cani? Beh, sì, forse anch'io, però io sono stata conquistata da una gatta in particolare e quindi il mio cuore è tutto a lei. Vabbè, Pacione, ma lì non è colpa tua, era la gatta che aveva tanto paura, cucciola, era appena stata mangiata. Mi dispiace, Gian Cosimo, per la tua gatta, ma l'amore non è bello se non è litigarello. Noi il topolo non abbiamo fatto in tempo ad andarlo a prendere, perché essendo in Lombardia non possiamo uscire dal comune e l'associazione che salva i topolini che abbiamo trovato è a Monza, quindi dobbiamo aspettare un pochettino. Ma leggevo prima che stanno proponendo questa cosa pazza di aprire per 10 giorni ristoranti e negozi per fare gli acquisti di Natale e le cose di Natale poi richiudere. Cioè, mi sembra veramente una decisione azzardata, non so voi cosa ne pensiate. Comunque, in tal caso, magari riusciamo ad andare a salvare un topolino. Avrei tanto, tanto, tanto voluto regalarne uno a mia madre. Ma poi il tizio che doveva fare cucciolare il suo lagotto, cioè il mio ex collega, non l'ha ancora fatto cucciolare, quindi non l'ho ancora regalato a mia madre. Però sono super fan, bravissimo che li hai nominati, dovrò disegnare un lagotto uno di questi giorni. Sì, Pacione, è che la soluzione sarebbe dare degli incentivi a queste persone in modo sensato, senza per questo mettere, cioè, senza mettere a rischio la salute delle persone. Cioè, ci sono tante categorie che sono messe veramente male, nel senso che io ho avuto la fortuna negli ultimi anni da teatrante di lavorare a contratto e quindi riesco a prendere un po' di disoccupazione, ma ci sono tanti miei colleghi che lavorano in proprio per il teatro e da marzo hanno preso 2.200 euro. Da marzo, cioè è ovvio che non è una situazione sostenibile, ma non penso neanche che la soluzione sia: oh, raga, per 10 giorni andate in giro come se niente fosse, che tanto poi vi richiudiamo. Non mi sembra veramente una cosa molto, molto giusta. È veramente l'economia prima della salute e ci sono veramente persone che muoiono, quindi sono un po' schifata, devo dire, da come stanno gestendo le cose nel nostro paese. Ho detto gestendo, sì. Yes, Lord Tempus, mandami il tuo lagotto che te lo disegno. Sì, poi ce n'è anche, cioè ci sono tante, non tante, però ci sono soluzioni fattibili, diverse,
e più responsabili, secondo me. Adesso vediamo cosa diranno. Com'è questo gatto? Sta diventando un po' più simpatico? Tanto lo finirò più tardi. Perché tra poco chiamerò per davvero Paccione? Tra 10 minuti. Un eco, esatto, cioè ci sono veramente anche quella delle palestre, cioè tantissime situazioni molto a rischio. È anche vero che le palestre, qualche allenamento, qualche cosa possono farlo online. Sicuramente non è la stessa cosa, cioè io stessa ero abituata ad andare alla mia sala di yoga 2 volte a settimana e adesso fanno le lezioni online ed è completamente diverso, però meglio di niente. Per i teatri è ancora diverso. Poi non è neanche giusto fare la gara a chi è messo peggio, cioè siamo tutti messi malissimo. Quindi speriamo solo che se ne esca presto. Oh, Carlos! Carlos 8, mi segue, aiuto! Benvenuto! Io sto disegnando un gattino, ma tra 10 minuti staccherò per fare un ritrattino al nostro Paccione. Excyclate, ecco, ultimamente erano capitate persone con dei nickname leggibili anche da me. Adesso finalmente sono tornati quelli con la fantasia che io non so interpretare. Ciao Rakbats, buon pomeriggio, buon weekend, ci si la prossima settimana. Ah sì, giusto Nico, avevo letto della tua squadra. Mi dispiace tantissimo, davvero, io non vedo l'ora che, come tutti, che finisca presto questa cosa. Nel frattempo cerchiamo di prenderla nel modo giusto, senza farci troppo spaventare o deprimere. Che una soluzione prima o poi arriverà, dobbiamo solo stringere ancora un po' i denti. È tornata la fibra! Pensa se non eri tu. Che maschio incredibile. Non abbiamo ancora una stampante, peccato. Siamo in cerca di una stampante perché per spedire i calendari dovrò stampare tantissimi fogli e abbiamo calcolato che ci conviene comprarci una stampante piuttosto che andare in copisteria a stampare un sacco di A4 in bianco e nero. Solo che all'Unieuro qua sotto evidentemente non avevano offerte. Sono stati antipatici? Tantissimo antipatici. Io odio andare nei negozi veri. Vieni, a comprare il... vieni qua, raccontaci, sfogati con noi. Arrivo. Ciao, io spero che non ci siano persone che lavorano all'interno della grossa distribuzione di elettronici in Italia in questo momento connessi. Ma cioè, sono stato in Italia in via canonica, adesso non è che saranno tutti antipatici. No, infatti. Sono stato più di un quarto d'ora ad aspettare un tizio perché non sapevano consigliarmi le stampanti. Ho chiesto, ma quanto costano le cartucce? Non so quali cartucce ci vadano. Ma qui c'è scritto che questo mi dà 6 mesi di cartucce gratis. Ma non so bene come funziona, devi parlare con un tizio. Sono andato a parlare con un tizio e mi ha detto, non lo so, devi andare a parlare con un altro tizio. Hanno chiamato uno che non c'era nel negozio e ho detto, raga, torno la prossima volta, grazie mille. Comunque costava 75 euro più la carta più... Ce la tengono. Esatto. Però hai visto il sole? È sì, bello? Sì. Ti sta bene fuori? Quanto è bello, Nick. Troppo bello. Vuoi un caffè? Sì. Faccio un caffè. Comunque, nel caso qualcuno di voi sa se c'è da qualche parte in giro una stampante. Davvero, noi dobbiamo solo stampare
dei PDF in bianco e nero, non ci interessano neanche le cartucce a colori, ma vorremmo così, cioè una stampante da 40 euro, non da 80. No, Nico, il tuo già faccio fatica che non so se leggerlo. Oh, Nico, oh, Nico. Cioè, è già molto difficile. Questo sarebbe tipo... Sher5GB3HFS Nikonev77RKSGXXX. Silwin, Nick, esiste ancora il sole? Chiede. Sì, c'è ancora. C'è ancora, che bello! Comunque volevo dire, se qualcuno di voi, ma mi pare di sì, avesse acquistato il mio calendario, ho ricevuto delle ottime notizie dal mio tipografo. E se tutto va bene, ce lo avrò già in mano la fine della prossima settimana, massimo l'inizio di quella dopo. Vuol dire che io la prima di dicembre spedisco tutto. Sono troppo felice. Dai, però ne ho letto giusto metà. Ehi, Oneko! Hai già fatto il recap, faccione? No, adesso lo faccio. Perché mi sono messa a sistemare questo micio. Che mi è simpatico, ma non troppo ancora. Devo ancora farci un po' amicizia. Ma ce la farò più tardi. Intanto vado a prendere il diario di viaggio dell'Indonesia e vi faccio vedere la gattina di cui mi sono innamorata e poi chiamo Pacione. Vi va? Ma tu hai conosciuto il lagotto di Lord Tempus First? Sì. Quanto sono belli i lagotti? Sì. Sono belli. Non capisci niente, sei troppo un gorilla. Comunque il cane di Tempo si chiama Guerrino. Si chiama Guerrino, m'hanno clippato. Aiuto! Che bello! Che bello! È proprio scritto così, è vero, Psycholite? Confermi che Nick sia un po' stupidino. Vado a prendere il diario di viaggio. Aspettate. Non so se ce l'ho qua, in effetti. No, mi sa che non ce l'ho qua. Qua non li ho portati i diari di viaggio finiti. Ho portato solo quello dell'Australia. Che peccato. Però ce l'ho su Instagram. Ma Holly non mi ha conquistato come fuliggine. Che c'entra? Allora, eccolo qua. Lei è fuliggine. È la gattina che mi ha conquistato il cuore la scorsa estate. Lei mi amava. Per lei ero la sua mamma. Guardate che bella! Io non ho mai amato i gatti prima di conoscere fuliggine. E poi abbiamo passato 5 giorni in cui lei mi si addormentava sulla pancia. Così. E non se ne andava mai più. Guardate che bella. E poi avevo la mia mala per cantare i mantra e le facevo i grattini sulla testa. Era una cuccioletta e tutti in ostello cercavano di attirare la sua attenzione, ma lei saltellava di qua e di là. E un giorno io stavo chiamando, la stavo salutando piangendo, niente. Stavo chiamando Nick al telefono e lei mi è saltata sulla pancia e si è addormentata così. E da lì abbiamo fatto 5 giorni in cui ogni volta che entravo in ostello lei mi si metteva addosso e si addormentava. E per ore, l'ultima notte l'ho fatta praticamente tutta lì abbracciata a lei leggendo articoli di come portare i gatti dall'Indonesia all'Italia, ma sarebbe stato troppo difficile, lei avrebbe dovuto prendere 3 voli e avevo paura che fosse troppo stressante. Ma guardate le zampette! Zampe piccole più belle del mondo. Vabbè. Comunque, io non potrò mai più volere bene a un gatto come ho voluto bene a Puligine. Puligine era così bella. Tra l'altro quell'ostello si chiamava tipo Ciao, perché era stato fondato
tot decenni fa da un italiano, solo che adesso sono tutti indonesiani, non c'è neanche un italiano. Però si chiama Chow Hostel ed è a Labuan Bajo, sperduto in mezzo all'arcipelago dell'isola di Komodo. E nel menù, a caso, hanno tutti i piatti indonesiani e poi hanno la piadina. Cioè, fa troppo ridere trovare la piadina a Labuan Bajo. Comunque, basta, adesso chiamo Pacione. Pacione, perché questo si è asciugato, quindi io lo sposto solo sulla destra. Bestemmia, che cosa ho detto? Cucciola Silvine, non puoi andarla a trovare ancora? Sì, avrai i baffi, solo che disegnare i baffi sembra facile, ma può migliorare o distruggere il disegno di un gatto. Quindi io lo farò all'ultimo e li farò a matita. Intanto questo lo sposto un po' fin qua. Piadina da Chow Hostel. Ok, avevo preparato un foglio verticale di cui userò solo un pezzetto. Andiamo a uno scotch simpatico, cioè quello dei tucani, ma poi non lo so spezzare niente, usiamo questo. Per attaccare lo scotch sulla carta, come vi dicevo prima, che serve quando hai un piano inclinato sicuramente, o come ho fatto prima per non farlo imbarcare, per non rischiare che il foglio si rovini con lo scotch, è buona norma fargli togliere un po' di colla, quindi io me l'attacco sui vestiti o sulla mano, che tanto la carta si attacca, ma almeno non si strappa. Questa è la rubrica piccoli trick. Vai, MDC Illustration. Pacione, allora aspetta, facciamo un esperimento, perché io ho comprato una carta che ancora non ho usato. Ho tirato una testata alla lampada. Aspettate. Se vuoi ho anche della carta nera, ma non mi piace disegnare sul nero. Però della carta grigia. Lo so che tu eri ironico, ma io sono sempre... Oh, che bello, ha una parte liscia e una più ruvida. In teoria si usa quella più ruvida, ma a me piace quella più liscia. Che ribelle. Ecco qua. Ora devo solo capire dove appoggiare il telefono per chiamarti. Perché ancora non ho risolto questa cosa. Ma se io metto la ciotola delle mandorle qua sotto e ci incastro il telefono sopra, la ciotola delle mandorle scivola e il telefono cade. Quindi non era una buona idea. Serve qualcosa di più pesante. Se io uso il microfono, se me lo metto... No, non è una buona idea neanche. Però... No, non va bene. Non è che mi passeresti fibra. Grazie. Mai prepararsi, mai prepararsi. Così. No, così non lo vedete. Mamma mia, che disastro. Allora, Pacione lo metto a sinistra. Il foglio lo sposto un po' più a destra. E ci siamo. Mamma mia, che disastro. Questa fibra è molto efficiente, anche se non lo sa che prima il computer non era per davvero in carica e c'è stato un momento di panico. Sì, caro mio.
Oh no, Jinko e Aerosmin, segue, aiuto! Però è comunque molto efficiente questa fibra perché è arrivato con del caffè. Che buono. Ah, che bello, caldino. Pacione, intanto pettinati la barba. C'è il moroso della mia migliore amica che ha una barba molto folta e ha un anello che serve per pettinarsi la barba. Cioè ha un anello d'argento pettinino e tipo lui fa così e si pettina la barba. Ora c'ho la caffeina! Sono carichissimo! Allora, appollaiamoci. Che i poveretti che mi sentono su Instagram vedono solo il mio mento, che è simpatico perché ho un neo proprio qua sotto. Però magari non è molto piacevole. Pacione, sei pronto? Sì, Gian Cosimo Vinaccia ha regalato un abbonamento a Somaro Mannaro. Allora, oh, fuliggine! Jingle Arrows, non so dove, ma se vuoi chiedo. Stavo cercando Pacione, ma eccolo qui. Pacione, ti chiamo, sei attivo? Tra l'altro poi dobbiamo capire cosa farne di tutte queste belle zampette. Se voi avete delle idee, scrivetemele che io non ne ho. Attivissimo! Allora ti chiamo. Video in diretta di Nicoletta Fasani. Se vi interessa, Nicoletta Fasani è in diretta. Che vediamo? Aspetta, io intanto mi tolgo le cuffie che almeno mi sento meno con... Eccolo! Ciao! Ciao! Aspetta, buonasera. Abbasso un pochino il volume perché sennò... Ok. Rischiamo di assordi tutti quanti. Ciao. Allora, come va? Ma tu hai dei capelli stupendi. Grazie. Ti vedrebbero dei dread istantanei bellissimi. Sì, ma non c'è nemmeno bisogno. Cioè, basta che non li strigo per una settimana. Ti vengono naturali. Io. Stupendo, senti, io parto subito, cioè che questo cartoncino vai, grigio mi... Che bello, com'è andata la tua live di oggi? Bene, bene, dai, stiamo giocando Yakuza Like a Dragon e ci sta piacendo un casino. Oh, wow, ma non ho idea di che cosa sia, me lo racconti? Cioè, fai finta che io non abbia mai giocato a un videogioco e quindi devi spiegarmelo. Allora, te lo racconto così, ce l'hai presente? Mi manda un brano? La trasmissione Rai? Quella... è il signore anziane con le truppe. Ok. Ecco bene, trasponila in Giappone e solo come protagonista c'è un senza tetto, un ex Yakuza e un ex poliziotto come protagonista. Ok. E sostanzialmente tu devi andare in giro per Yokohama a sventare racket, mafiosi, roba del genere. Detta in parole povere, in realtà è una critica ferocissima del Giappone. Ok. E... è bello. È sembra bello, sta passando completamente in sordina. Ed è uscito da poco? Sì, è uscito un paio di settimane fa. Okay. Però di solito porto giochi vecchi. E com'è giocare a un gioco che non hai mai giocato e che non sai com'è subito su Twitch? È strano, vero? Cioè, è difficile? Cioè, è più difficile che giocare a un gioco che conosci già. Io lo faccio sempre. Ah, ok. Mai perché porto. Ok. A meno che non si tratti di Metal Slug 2, difficilmente porto giochi di Twitch su Twitch che già ho giocato in privato. Ok, ok. Che figo. È veramente difficile. Io sono super curiosa perché non conoscendo niente, ma mi interessa scoprire un sacco di cose nuove. E quindi sono molto curiosa di quello che fate voi streamers veri. C'è Nick che dice che ha notato le vitiligine sulle mani di Pacione. Sì, esatto. Ah, vero? Sì. È una cosa che mi fa impazzire. Ma perché ti dà fastidio a livello di prurito, cose strane? No, no. Ah, ok. No, io dicevo il commento di Nick. Non so come dirlo con il tatto giusto. C'ho anche la chat tua vicino.
Da fotografo di ritratti che usa sempre le mani di soggetto è una cosa che mi fa impazzire, impazzire in senso buono, Sì, no, beh, avevo intuito, lo dicono in tanti che... No, ma infatti sono, cioè, per quello che ho visto sono molto belle in realtà. Però, cioè, capisco che tu possa averle vissute. Tranquillamente, non Tranquillo. ci ho avuto nessun tipo di Ok, problemi. Il problema stupendo. è che ultimamente, oltre alla vitiligine, Sì. cioè sostanzialmente si è scoperto che anche la dermatite potrebbe essere una conseguenza. Infatti, con la dermatite ci sto combattendo in maniera aggressiva nell'ultimo periodo. Ok, Beh, quella me dà fastidio, la vitiligine no. mi dispiace molto. Poi immagino che anche essere stati poco all'aria aperta quest'anno Mamma mia, ma più non che abbia altro aiutato. molto molto umido, cioè Orvieto, tanto lo dico tranquillamente, Orvieto è veramente umido, è una roba che non ti dico, è una roba veramente assurda. E sostanzialmente adesso tra mascherine, quando esco con i cani, tra mascherine e umidità non ci vedo e torno a casa che ho praticamente la barba, la pelle tutta la barba tutta irritata per questo. Madonna, ma sai che io ho una delle mie migliori amiche che vive ormai da tanti anni tra Scozia e Regno Unito. Lei come me, cioè siamo molto simili, quindi biondicce, pallide, con la pelle delicata, ma neanche troppo, non abbiamo mai avuto problemi di dermatiti o cose strane. Da quando si è trasferita lì, essendoci poco sole e tantissima umidità, soffre tantissimo di dermatite, ma è una Eh cosa sì. incredibile, cioè quando la sentiamo che sta in Scozia per troppo tempo, infatti adesso si è trasferita dal nord della Scozia a Londra, perché almeno è un po' meglio, cioè, e dire che è meglio Londra vuol dire che era messa veramente male. Poi le basta tornare, lei è mezza di Tropea, quindi quando torna d'estate e riesce a passare un po' di tempo a Tropea, le passa tutto. Sì, è Quindi così, è vero. mi diceva che appunto E quest'anno che io... che non è potuta tanto stare all'aria aperta, eccetera, non le è ancora passata. Hai una faccia troppo bella, Pacione, come sono contenta! Ringrazio. Allora c'è Psycholite che dice: ma soprattutto giro quotidiano al karaoke cantando Bagamidai, perché Yakuza poi fa tutte le cose sostanzialmente che fa in Giappone, su per giù, ci stanno Ok, anche i karaoke. E stupendo. dunque cantiamo in diretta le canzoni degli Yakuza, Madonna, che devo sono bellissime. iniziare. Ricordami a che ora fai le dirette di solito? Allora, indicativamente di giorno da mezzogiorno fino alle 3:30, 4 e di sera dalle 8:30 alle 10. Ok, fantastico. Io ne avevo seguita una, ma mentre stava streamando Nick, e quindi mi sentivo un po' in colpa e facevo avanti e indietro. Ero molto scusa, No, vabbè, Nick. ma è normale, tranquilla, ci facciamo tutti così. Eh sì, è divertente. Cioè, mi piace tantissimo seguire anche. Ah, ho preso del verde. Io in realtà volevo prendere del grigio. Aspetta. Va bene, uguale, non ti preoccupare. Amici in chat, intanto, se volete fare delle domande a Pacione, è il momento giusto perché lui è qui e vi può rispondere con la sua voce. So che lo può fare anche dal suo canale Twitch, ma di solito quando è live lui sta facendo delle cose, quindi magari è meno libero di. Vado a telefonare. Ciao, buona telefonata. Ciao Nick, buona telefonata. questo è il bello di vivere in un open space. Paluca dice: Pacione è il leone del mago di Oz. Bellissimo. Non ho mai visto il mago di Oz. Ma allora, il film, sai che forse non l'ho visto neanch'io, ma da piccola mi piaceva tantissimo il libro. Nemmeno letto il libro, ma io sono abbastanza particolare perché dei libri letti ne ho letti tantissimi, ma avendo iniziato a leggere Stephen King a 12 anni e dunque sono andato sulla linea thriller, horror, qualche fantasy, ma sì, perché paradossalmente ho iniziato a leggere con un libricino del cavolo dei Pokémon che mi ha preso e mi ha E ti ha aperto svoltato la la vita. lettura? Quello e le storie da Detective de Topolino, che erano dei Stupendo, romanzi, che erano bellissimi, certo, li e leggevo poi dopo anch'io. sono passato direttamente a altro. A Stephen King. Io sai che Sì. non so se ho letto mai qualcosa di suo. Forse sì, aspetta, ora che mi ricordo al liceo.
qualcosa avevo letto. Sì, ma poi dopo al liceo ho cambiato anche gusti, eh. Cioè, dopo mi sono messo a leggere direttamente saggi di filosofia, fantascienza abbastanza tosta. Stupendo. E robe del genere, Murakami, e poi vabbè, manga e fumetti che non sono mai mancati, quindi... Oh, un fil rouge. Onico, me lo dicono in tanti che ispiro tranquillità, e ma infatti c'è il nome, ma è verissimo. Deriva da quello, cioè a me le signore dove abitavo nel viale di casa mi dicevano che ero il bambino più pacione di tutti, perché ero quello più tranquillo. Ma è una cosa, è un aggettivo stupendo. Cioè è nato così, il pacione è nato così. Per le signore. Bellissimo. No, ciao, comunque davvero. Stigar. Mi sto rilassando anch'io, cioè penso che lo farò durare mezz'ora questo ritratto. No, scherzo, sarai libero. Vabbè, ma ho detto, fino alle 6:30 sono liberissimo, esatto. Non è un problema. Che strano, non vedo pinne, tranquilli, prima o poi disegnerò un delfino che esce da dietro. È che se gli disegno una pinna qua sembra una corna, non so, un corno, non sarebbe poi, tanto carino. Cioè tu devi capire, ci stavo pensando oggi, Martì. Sì? Prima del fatto del delfino, sì? Io mi sono fatto fare le grafiche prendendo ispirazione da un gioco che si chiama Ecco the Dolphin. Ok. E ovviamente il protagonista è un delfino. Vai, stupendo. Comunque è tutto così bello che è una coincidenza assurda. No, adesso vediamo se riesco a fare un verso del delfino piano senza uccidervi. Tipo, no, vabbè. Mentre Nick sta facendo un'importante telefonata di lavoro, sicuramente. Poi un giorno mi metto più lontana, ve lo faccio bene. Cioè, questo era fatto male? Eh sì, perché non posso farlo forte, sennò veramente assordo tutto. Sono delle doti che ho da quando ero bambina, molto utili. Ma da piccola... Per comunicare quei delfini magari aiuterà quando i delfini domineranno il mondo. Esatto, non vedo l'ora. Io sarò l'interprete ufficiale tra gli umani e i nostri governatori. Esatto. Comunque, da piccola ero convinta, cioè sono stata convinta per a lungo tempo di avere un superpotere. Ok, tanto che non lo raccontavo a nessuno, perché avevo paura che poi mi avrebbero cercato di curare o comunque, sai, cioè, avere un superpotere non è che lo puoi proprio dire in giro. Solo che non era un potere, un superpotere molto utile, perché... Oddio, perché me lo sto raccontando? Mi vergogno così tanto. Perché io sapevo guardare sfocato a comando. Incredibile. E io potevo decidere di guardarti sfocato e tu non te ne accorgevi che io ti stavo guardando sfocato, capito? Ero convinta che fosse una cosa unica e incredibile, che prima o poi avrei capito il vero utilizzo di questo superpotere. E basta. Però ho anche imparato a fare il verso del delfino, ecco. Beh, quello è un power up incredibile. Cioè, potresti tranquillamente comparire in uno show nel manga di quelli dove si prendono la pizza 23 su 24. Cioè, il potere sfocato sarebbe fortissimo. Praticamente fa evaporare il personaggio, il chi sta davanti guardandolo sfocato. Esatto. No, poi in realtà mi viene utile quando, vabbè, non quando faccio dei disegni così piccoli, però in teatro dipingendo delle tele di 20 metri eccetera, non devi fare delle cose molto dettagliate, perché tanto il pubblico lo vedrà a tot metri di distanza. Quindi se guardi le cose sfocate, in realtà le vedi come più o meno le vedrebbe il pubblico. Quindi poi mi è tornato utile questo superpotere. Però non mi ha reso celebre come pensavo da piccola. Ah, io ovviamente il telefono non ce l'ho fisso, dunque se vedi movimenti di camera... Ah, non ti preoccupare. Scuola. Tanto il disegno ormai l'ho fatto. Quindi adesso è solo farti dei ricci bellissimi e andare avanti così. Che poi i ricci sono stati un po' la mia condanna a 16 anni. Cioè? Perché, allora, io li portavo corti fino ai 15 anni. Ok. Fino ai 13-14 anni. Poi me li sono lasciati crescere.
mi sono lasciato convincere da mia madre di andare dal suo parrucchiere e praticamente mi ha rovinato letteralmente i capelli. Cosa ti ha fatto? Malissimo, e praticamente no. Mi si intrigavano tutti qua dietro. Capelli scalati su capelli ricci, chi era quel criminale? Guarda, non ci sono più andato, non mi sono più fidato fino a 20 anni di andare da un parrucchiere. Dopo 20 anni, forza, mi hanno convinto di provarla un'altra parrucchiera e poi dopo. Ed è andata un pochino meglio. Decisamente. Madonna. Io ho sempre, ovviamente, da liscia, sempre invidiato la gente con i capelli ricci e per questo motivo mi sono fatta i dread, così ho comunque anche io dei capelli interessanti. E niente, volevo trovare un pennarello che però non trovo, vediamo questo. No. KS Gaming Live, che dietro ragazzi c'è la figura di Stilgar sicuramente. Sì. Perché sono amici, li conosco entrambi. Ok. Dice che il ritratto è incredibilmente più sexy del vero pacione. Beh, effettivamente. È perché voi non guardate il vero pacione con gli occhi giusti. Tanto un salutone anche a Sgondi, al caro Sgondi. Oh, ciao Sgondi! Sgondi, Sgondi, Dorodon. Oh, scusami se mi permetto di leggere Hide, Host, ma... eccetera, ma mi viene spontaneo quando c'ho sotto la chat di Twitch. No, ma fai benissimo, perché io mentre faccio... mentre faccio i ritratti non riesco a leggere anche, quindi in realtà grazie che lo stai facendo tu, così non... Ma figurati, per me è un piacere, tanto è proprio abitudine. Guarda che occhi, ciao, da bello. Buono che hai! Ciao Cappina, Stilgar, ciao a tutti raga! Anche il signor Sgondi. La la la. Che peraltro Sgondi è un grande appassionato di cinema. Sì, ne avevamo chiacchierato in chat una volta e poi mi sono ripromessa di andare a vedere delle sue live, ma non sono mai più riuscita, perché sono vabbè, una normale, tonna, normale. Oltre che una delfina. Ma raccontami. Ti capiamo. E odia Tenet di Nolan. Io non l'ho ancora visto, ma così di pancia sono più o meno dalla sua, non so per quale motivo. Io tipo Tenet, uno dei quei film che non mi interessa, cioè io non sono un grande appassionato di cinema, io principalmente gioco ai videogiochi, cioè le mie attività hobbistiche sono legate ai videogiochi e smanettare coi computer. E la cosa fondamentale è che io sostanzialmente guardo solamente film che mi possono interessare oppure film che ho già visto o horror, quelli sì, quelli li guardo abbastanza. E Sgondi è un grande, ma ha consigliato un sacco di film interessanti. Ne hai già visto qualcuno? Vedrò. Allora, qualcuno no, però mi ha consigliato film interessanti di Fulci che stanno su Amazon Prime Video, dunque accessibilissimi, che sicuramente vedrò. Guardiamoli tutti. È stata una grande rivelazione, insieme anche al Power Pizza Podcast, che comunque mi guida su cosa vedere e cosa meno sempre. E mette il buon umore tantissimo, quello tantissimo. Ieri abbiamo avuto una conversazione un po' stramba io e Nick, perché stiamo cercando di consigliarci più o meno dei film a vicenda, nel senso che noi stiamo insieme da più di un anno, ma in realtà siamo stati a distanza per un anno, quindi sono tutte cose che dobbiamo ancora scoprire. E quindi ieri abbiamo guardato Le conseguenze dell'amore di Sorrentino, che è un film che a me piace tantissimo, non è proprio un film leggerissimo o che... E visto che in una puntata, forse non è ancora uscita, l'ultima puntata che hai registrato di Power Pizza, ha recensito un film abbastanza serio, ho pensato, Madonna, adesso non è che... E i fan di Power Pizza mi odieranno perché Nick ha iniziato a guardare delle cose troppo serie. E sono andata in fallo e tipo, no, aspetta, dobbiamo guardare anche delle cose più stupide, sennò... In cui Nick ha visto veramente il film di cui parla, eh. Esatto, esatto. Poi già è un miracolo quello. E quindi, niente, ieri mi è venuta questa remora, tipo, oh, forse dovremmo guardare delle cose più stupide. In realtà è bello fare entrambe le cose. Non si sa quando, ma li vedrai, bacio, si sì, Sgondi, lo so.
immagino che tu già abbia, sì, abbia già pronto la Ludovico Van per Pacione quando finirà il lockdown. Non so se avete visto Arancia Meccanica, che certo. La cura Ludovico è quando si mettono quegli strumenti per tenere aperti gli occhi. Sì, 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 gli occhiali da tortura. Madonna. Esatto. Che film. Oh, sì, che recensione strana, non sembrava neanche lui Gabri Pazzo scritto. Esatto, Gabri Pazzo, scusa, cioè davvero. La prossima volta... Boh, ci guardiamo. Mimi, cosa ci guardiamo? Prossimo film? Beh, chi lo sa. Io adesso sto recuperando tutto Star Wars, o meglio, già l'avevo visto. Ma c'è Deborah, la mia ragazza, perché se la chiamo compagna mi ha detto che gli diventano i capelli bianchi 2 a 2. Mi pare la mia ragazza. Mi pare giusto. E stiamo recuperando Star Wars perché lei non l'aveva mai visto e si è appassionata grazie a Mandalorian. Ah, ok. Pensa, io non l'ho mai visto, cioè ho visto sicuramente i primi, ma che ero molto piccola, quindi non mi ricordo niente. Sì, anch'io. E Nick voleva guardare Mandalorian e quindi mi ha riassunto tutta la saga di Star Wars durante una cena. Nick, quindi puoi immaginare io che idee confuse abbia di Star Wars in testa adesso. E abbiamo guardato le prime 2 puntate di Mandalorian. La prima non mi è dispiaciuta, la seconda mi ha fatto schifo. Ma magari stasera guardiamo la terza e magari presto recupererò anch'io tutti gli Star Wars. Comunque... Nicola dice, è stato difficilissimo spiegarglielo, ma infatti Star Wars non si spiega, anche io non ho saputo spiegarlo a Deborah, comunque ti capisco. Sì, capisci la difficoltà. È una cosa che va vista perché... Cioè, già che riassumi la prima trilogia con c'è stato un bacio incestuoso e poi dopo si scoprono altre cose e già tu lì parti, che cazzo di film mi non mi ha detto niente di nessun bacio incestuoso. Però c'è un bacetto incestuoso, però okay. Non lo sapevano dunque. Ah, ok, quindi sono comunque salvi. Sono giustificati, esatto. Ora, io ti aspetti, non puoi capire. È una di quelle serie blockbuster probabilmente che alla fine merita, più che altro perché hanno creato proprio un universo a sé stante che funziona più o meno bene secondo le regole create. Sì, cioè a me interessa vederlo più che altro per avere un argomento di conversazione in più, perché cioè visto che ci sono tante persone appassionate e che può essere un argomento appunto di conversazione, dire solo ah no io non l'ho visto, cioè stronchi qualsiasi possibilità di dialogo ed è brutto. Allora voglio mettermi alla pari, non per questo motivo non so, non mi metterò a studiare i Pokémon tipo, però almeno guardare Star Wars sì. Cosa sta scrivendo Nick che ridete? Io sono partito da Boba Fett e Jango Fett, ha scritto Nick, ha spiegato. Beh sì, alla fine comunque sia il protagonista mandaloriano, sì, c'è sta tutto. No, io non gli ho spiegato nulla, ho messo Mandalorian perché noi abbiamo l'abitudine di guardare qualcosa poco prima di addormentarci. Mm-hmm. E sei innamorata del Baby Yoda, una certo. Delle volte che il merchandising della Disney funziona per il verso giusto, diciamo. E allora praticamente da là ho voluto approfondire le cose. Peraltro, scusami vai. Se mi muovo, ma... Vai, tanto io... Adesso sto andando avanti, ma solo perché ho piacere a parlare con te. Il suo artista è stato questo. Ma è gigante! Ma si muove? No, è un tipo cicciobello. Ma è simpaticissimo! Ne voglio uno. Ormai... No. Però da piccolo mi sarebbe piaciuto. Più dei cicciobelli veri. Io c'avevo la morte nera da piccolo, c'avevo la morte nera che si apriva e dentro era tipo uno di quei cosi dove stanno i pupazzetti piccoli. La morte nera sento... che è quello col casco nero, giusto? No, la morte nera è l'astronave quella a forma di palla gigante. Ah, ok, è un'astronave. Sì, esatto. Videogiochi sofati, dice ormai Pacione è un figurante comunque, sempre in linea. E a voglia. È vero, ormai io vivo online, no? Sostanzialmente. Dai, Nick, non prendermi in giro solo perché non so le cose.
Piuttosto, renditi utile, mi passi quell'astuccio marrone che ci sono dentro le matite bianche. Quello. Comunque, raga, quando siete offline, guardate quella clip che ho linkato perché Ok. capite tutto il mio astio verso le sedie ogni volta che si parla di sedie perché scappo fuori io. Ok, dopo ce la guardiamo. E peraltro, raga, spoiler, prima o poi questa ve la racconterò, non è la prima volta che rompo una sedia. Ovviamente, ci ho fatto una figura di cioccolato in altre occasioni. Ma eri in Però, diretta quando hai rotto la sedia? ovvio, se Ah! no non c'era gusto, Ah, cioè. certo, giusto. Che tipo? Ovvio, queste cose succedono sempre nei momenti più discrediti. Sì, È ovviamente. normale, no? Nei momenti di discrezione, quando uno è da solo. Esatto, non c'è nessuno che può filmare tutto. Esatto. Quando non ti stai filmando da solo, ovviamente. Sì, infatti, cioè sei tu. Non ci sono persone che ti vedono. Intanto ti faccio le guance bianche questa volta, invece che farle colorate, visto che c'hai il cartoncino Sì, grigio. Gardice, ed è per questo, è proprio per questo che Universo Espansio ma maggiore di continui di ufficiale. Ma sai, Stilgar, che KS Gaming Life io lo chiamo Stilgar perché dietro c'è Stilgar, quando c'è Cappina, che è la K di KSG, è sua moglie. E dunque, ve lo dico perché altrimenti sentite che parlo di uno Stilgar e non capite di chi parlo. Ok. Ok. Io, cioè, sono una capra alla fine di Star Wars, io ho visto i film, i primi 6 film, gli altri non lo... Ma scusa, Penso di quanti Clone Wars e sono? basta. Non sono Sono 6? 9 con la trilogia What? nuova. Ah, 4, ok. 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Vabbè, poi Che anche loro loro hanno hanno fatto le cose fatto complicate, cioè. sì. Infatti anche Deborah non si riusciva a capire perché iniziasse dal 4 e non iniziasse dal primo. Ho detto no, iniziamo dal 4. Dice, ma perché? Ma se c'è il primo prima, sì, ma il primo è del 99, tu prima devi guardare quello del 77. Poi andando avanti, Ah, ok. ecco un'altra cosa, per esempio, che ma sia dei film che dei videogiochi, una cosa che ci tengo spesso e volentieri a sottolineare quanto sia importante l'ordine di uscita, non l'ordine che danno della cronologia, perché comunque, cioè, dai per scontato che chi guardi quel film che è effettivamente uscito dopo Abbia già sappia visto quelli già prima. quello che ha visto prima. Che è una Certo. roba che sembra apparentemente stupida, per esempio anche in Yakuza su 7 giochi, però c'è il Zero che è uscito dopo il primo, Ok. sostanzialmente. E sebbene dopo abbiano fatto un retcon della saga, perché dopo hanno rifatto il primo e il secondo gioco, comunque sia, secondo me, se tu giochi il Zero e non sai chi sono quei personaggi, te perdi un Non pochino, te lo anche se godi dopo appieno, inizia. diciamo. Esatto. Quante cose che si scoprono a frequentare Twitch? Sì, Twitch è un posto bellissimo, non mi stancherò mai di dirlo. E è una cosa che, cioè, è fighissima perché si conoscono tante persone, si collabora, che è Cioè, io e una te cosa non avremmo, non ci fantastica. saremmo mai fatti una chiacchierata, ad esempio, invece sono molto contenta. Esatto. Ma anche per motivi geografici, se ci pensi Eh bene. sì. Comunque, io difficilmente vengo da voi, insomma, mi è capitato Io non so qualche neanche volta, in che però. regione sia Orvieto. Umbria. Provincia di Certo. Terni. Ma io non so la geografia. Ma nemmeno io, lascia perdere. Figurone di cioccolato, mio padre si mette con una signora di Vestum. Ok. Vestum per me era all'estero. Ma Certo. capire il mio livello di Beh, io geografia sono ancora studio. convinta, cioè, poi lo so perché l'ho capito dopo e ci sono passata di fianco, ma Brindisi non so perché ero convinta fosse una città in Francia. E invece è in Puglia. Io tuttora ti direi che è Toscana, per esempio. Cosa? Toscana, sicuramente. Che cosa? Io tuttora ti direi che è in Toscana, ma sicuramente non è in Toscana. No. E Perché appunto. Brindisi lo mettiamo tra i bevitori di vino, no? Quindi Francia e Toscana. Vabbè, adesso la Giusto. smetto che se c'è qualche francese o qualche brindisiano, brindisese, qualche brindisino, qualche cincin in ascolto. Comunque, Baluca dice: Patina ha fatto finta di niente, ma non so se conosce il termine retcon, ma penso che si sia capito dal discorso, dai. Sì.
dal contesto. Esatto. Come quando impari una lingua nuova. Cioè, è uguale. Vabbè, ti piaci in questo ritratto? Sì, tantissimo. Cioè, hai fatto un lavorone. Che bello. Veramente una figata pazzesca. Adesso non so se fermare. Inizia con i channel e scrive: ma come hai fatto a intravedere il collo di Pacione? Ma... così. Guarda, guarda che si vede. Non prendetelo in giro. Sì, eccolo. No, ma c'ho una barba effettivamente che è tipo una faccia da... da... i primi di settembre, forse fine agosto. What? Dunque, sì, sì. Che bello che deve essere avere la barba. Bah, ti dirò, dipende, dipende. Silvia dice, perché sotto la barba di Pacione non c'è un collo, c'è solo un altro Psycho Ball. Psycho Ball è una mossa di un personaggio di King of Fighters, che uso di solito, e c'hanno gli incubi un po' tutti i miei follower e chi è nell'ambito del retro gaming e ci segue, insomma. Ok. Grazie che mi fai da traduttore, sei molto molto gentile. Vabbè, l'ho spiegato in generale anche un po' per tutti, perché effettivamente, cioè, non è... Psycho Ball e Athena non è che siano poi personaggi famosissimi come, che ne so, un Terry Bogart o altri. Certo, l'irreprensibile Terry Bogart. Come non fai a conoscere Terry Bogart, dannazione. È un personaggio di King of Fighters con il berretto, il tipico americano con i capelli lunghi e il berretto rosso. Ah, ok. Ma sicuramente lo hai visto. Sì, ma infatti, già berretto rosso mi vengono in mente un paio di immagini. Sì, no, ma guarda, se lo vedi sicuramente te lo ricordi. Cioè, specialmente se sei andato in qualche sala giochi negli anni, anche i primi anni 2000, tanto sei del 92, giusto? Sì. Ce l'hanno più di me, dunque sostanzialmente abbiamo vissuto l'epoca del... Ah sì, ma io andavo nelle sale dei videogiochi un giorno sì e uno no, eh. Ero sempre lì, ero pieno di... Sicuro, sicuro. Baluca dice prima di Badalfiori, poi di Coff. Sì, esatto, Baluca, precisamente. Tanto poi io segno la data... Oggi è il 20 novembre. No, intanto sto firmando il disegno e scrivo 20. Perfetto, è bellissimo. Pacione. È bellissimo. Pacione è stupendo. Ah, è veramente fantastico, infatti, Psycho è stupendo. Grazie. Che bello, ma grazie a te, sono troppo contenta. Volevo solo fare un'altra cosa sui tuoi. Mi hai fatto anche troppo bello. Ma smetti, guarda, mi si sta anche scaricando il telefono. A posto. ma perché io mi dimentico di caricarlo? Ma io devo dire che c'ho un Huawei P40 Pro e senza servizi Google la batteria mi dura una vita. Ah, forse sì? Trump non sarà contento di questo, ma cioè, ho deciso di vendere i miei dati cinesi. Dunque. Ah. Cosa vuol dire questa cosa? Sostanzialmente Trump l'anno scorso ha detto a Huawei che non poteva più collaborare con aziende americane. Ah, ok, dunque, sì. I servizi Google, il Play Store, eccetera, io non li ho. Ho un servizio cinese della Huawei. Ok. E niente, facevo l'ironia sul fatto che l'abbia bloccati perché diceva che vendesse i dati al governo cinese degli americani. Certo, e ovviamente per riflesso ci abbiamo rimesso anche noi in Europa. Certo, perché certo. Perché poi vengono senza roba americana. E dunque è un problema per noi. Ma però... è comodo lo stesso? Sì, alla fine sì, perché le applicazioni principali ce le hai tutte. Okay. Poi comunque, essendo comunque un telefono Android, puoi scaricarti gli APK su Amazon, per esempio, e funziona bene uguale. Non è un problema, non è un problema grosso. Però ecco, la cosa fa abbastanza ridere perché... Vabbè, perché Trump fa abbastanza ridere. Esatto. Peraltro è uscita anche un'indagine sulla Apple ultimamente che ha levato la crittografia end-to-end sui suoi dispositivi e col nuovo aggiornamento praticamente obbliga alcune applicazioni a
appare roba su iCloud, specie su quelle di messaging, sulle applicazioni di messaging. Sì. E sostanzialmente iCloud non ha crittografia, dunque potenzialmente i governi americani possono leggere le informazioni. Oh, ma davvero? Con il nuovo aggiornamento? Se trovo il link all'articolo te lo mando, è okay. Una cosa che poi peraltro Steve Wozniak, il cofondatore di Apple, mi pare, sì. Sì, quando c'era anche lui, teorizzò nel 1997 che si andava verso quella direzione. Madonna, è una roba paura. Interessantissima, perché ma... è una roba interessante. Vabbè, ma fa paurissimo. Però siamo comunque tutti tracciati, ma non tanto per gli affari privati, ma quanto più per profilazione di pubblicità e roba sì, del genere. Sì, sì, certo. Alla fine non è un problema per, diciamo, la nostra privacy in senso stretto, non è che ci vengono a roba all'indirizzo di casa. No, no, certo. Però ci fanno uscire le pubblicità giuste. Esatto. Ti piace di più il blu o il viola intanto? Sono daltonico, per me. Ah, e tra l'altro questi sono identici in telecamera. Esatto, ci diventano identici, dannazione. Beh, andiamo di blu, dai. Va bene. Oh, che ridere. Hai preso due colori, per esempio, che non riesco a distinguere. No, no, ma infatti è che sono le uniche due matite che ho nell'astuccio. Vanno bene, non c'è problema. Almeno ti aggiungo ecco, anche io poi questa cosa di essere daltonico l'ho scoperto tantissimo, l'ho scoperto tipo a 23-24 anni. Ma ce lo scrivevi l'altro giorno lavoro. In chat. Sì, sì, esatto, l'ho detto in chat perché... sono sconvolto anch'io perché pensavo di essere invece un deficit più che altro mio, cioè nel senso di non riuscire a capire il nome del colore, sì. E dunque non avendoci lo strumento per capire il nome del colore non sapevo che fosse diverso, non sapevo che ne so, il terra di Siena e il rosso per me sono lo stesso colore, certo, cioè certe tonalità del rosso. Io pensavo che fosse un tipo di ignoranza e non sapevo che quello si chiamasse terra di Siena. Invece no, è proprio che non li distingui. Esatto, non li distingo. Assurdo. Ma infatti io raccontavo che in accademia avevo un amico, lui faceva proprio pittura, mentre io studiavo scenografia, quindi, cioè, volendo... Sì, i colori sono importantissimi, però in pittura sono proprio fondamentali. Aveva certo. Un esame di cromatologia e lui si era comprato... una scatola di pastelli a olio, mi pare. E mi ricordo che era venuto da me e mi aveva detto: Marti, senti, ho comprato queste etichette. Non è che mi puoi scrivere su ogni pastello il nome del colore, così io almeno me li imparo a memoria. E quando nel libro di cromatologia, se cioè, vedo un colore, almeno lo riassocio. Lo collego. Esatto. Comunque faceva delle cose stupende anche dal tonico, quindi... No, sì, che poi dopo alla fine, ecco, ma poi ci sono diversi tipi di daltonismo, daltonia, mm-hmm. Come si dice, penso di essere daltonico, insomma, sostanzialmente. E alla fine io non è che non distingo i colori, perché poi dopo se mi ci metto 5-6 minuti sopra... inizia a vedere. Però deve passare un tempo che è decisamente invalidante, dunque non... Quindi ti vesti di nero anche tu? Sì, di nero con le magliette dei videogiochi vecchi, sempre. Okay. Ma poi perché, a parte che io i colori, a di là di quello che non li so abbinare, eccetera, per ovvi motivi, insomma, perché non c'è vero. Però, boh, non c'ho particolari preferenze sui colori, cioè vedo una cosa nera, ma si prendo questa. Mm-hmm. Poi, nero, ci sto nemmeno a pensare. Insequel Channel dice Pacione color designer dei videogiochi PS5. Sarebbe una cosa bizzarrissima se mi mettessi a fare i colori. Vabbè, sarebbe senso. Un viaggione. Mamma mia. Alla fine ho deciso di farti le guancette azzurre. Questo è azzurro. Perché ho messo del blu sul bianco. Io ti sto dicendo il viola. Vuoi capire il mio livello con i colori? Comunque, se volete un bel gioco viaggione, vi consiglio a tutti Spinch su sì. Varie piattaforme. Io l'ho giocato su Steam. Che è un gioco di Jesse Jacobs, che è un fumettista. È una roba veramente un viaggio allucinante. Già i suoi fumetti sono abbastanza viaggioni. Ma il non gioco, lo conosco. Secondo me, assume un'altra dimensione con le animazioni.
Andremo a vedere, Nick, segnatelo. A Nick piacerebbe abbastanza, però non è, sì, non è dall'alto, non si spara con gli archi, non è un roguelike. Ah, quindi non è... Nel... Però per il resto mi piace. Non segue i classiconi. Ma non è, alla fine non è un classicone, però è bello. C'ha una grafica che... Guarda, secondo me è finito, perché sennò se continua a paciugarci sopra poi va a finire che lo rovino. No, ma hai fatto un capolavoro, scherzi? È bellissimo. Poi io la tua email ce l'ho, vero? Te la mando, ma sì sì, tanto non c'è problema, ce l'ho 25 di email. Ok, fantastico, allora scrivimi quella a cui vuoi ricevere la scansione del tuo ritratto. Te la mando poi con KS Gaming Life, peraltro, stiamo organizzando la maratona Natale. Ah sì, giusto, me l'avevi scritto. Dunque prima o poi ti metterò anche su un gruppo Telegram dove ci organizzeremo bene per gli orari, va il bene, giorno eccetera. Volentierissimo, cercherò di essere puntuale almeno quel giorno. Ma sì, figure, tanto non c'è problema, saremo tanti, già siamo in tanti, dunque non c'è problema. Fantastico. Se tardi basta che lo dici, tanto io penso che mi prenderò una giornata totalmente libera, ci sta, posso stare per stare dietro un po' a tutto, non c'è problema. Bellissimo! Beh, allora, niente, ci sentiamo presto per ho fatto cadere una matita. ci sentiamo presto. Va bene. Che bello. Grazie ciao, per ciao. Avermi prestato la sua faccia. Ma figurati, non è un problema. Ciao bacione. A ciao. Presto, che bello. Ciao, saluta anche Nick. Sì, ciao, ti saluta. Ciao. Ciao. Che bello! Sono stata tutta sorta là. Vediamo cosa vi siete scritti alle mie spalle. O Nico! Marti, c'è un modo di vincere un ritrattino? Allora, adesso sto facendo i ritrattini ai sabbati, perché all'inizio li facevo a chiunque mi scrivesse, ma adesso ho già un elenco di una decina di persone che farò piano piano, e quindi ho deciso di mettere questo Conico si è sabbato a livello 1 prima insieme, sì, ad altre due persone. E non l'ho visto. Avevi le cuffie. Oh, scusate, grazie per le sub. Allora aspettate che le recupero. Intanto videogiochi sofa mi sta ospitando ed è diventato un follower, grazie. Onico si è iscritto, quindi basta che mi scrivi un messaggio su Instagram, mi trovi come mdc_illustration, e così ci mettiamo d'accordo sull'orario. E poi anche lo zio bla bla blu lo ha usato 25 bits per show love, eh? Tancro è diventato un follower, e anche Umberto Tiego, e anche in Circle Challenge, e anche Olivios, e anche Lallago, e basta. Ah, Sgondi mi ha fatto un ride party di 12 persone, e anche scusate, non riesco a leggerli tutti, mi sta venendo il mal di testa, ma grazie a tutti per gli inseguimenti. Adesso mi rimetto le cuffie, così se mi arrivano delle notifiche le sento. Ecco, ad esempio, il golosino mi insegue, aiuto! Grazie Sgondi per il big party, scusami se non ti ho ringraziato subito. Non avevo le cuffie, comunque lui è pacione e ha la faccia più simpatica del mondo. Guardate che simpatico. Nick Fauna mi insegue, aiuto! Guardate com'è simpatico. Bene, questo... Guardate quanti livelli di bellezza! Niente, questo adesso lo metto via e andiamo a finire il mio gatto. Grazie Xycolite! Poi è bello perché ogni giorno faccio dei ritrattini con uno stile un po' diverso in base a quello che mi ispirano le persone. Ed è molto bello! E pane mozzarella mi insegue, aiuto! Adesso mi lancio alle briciole. E i prociomimi sono i più belli del mondo. Oh Nico, questo è
un vero, vero onore, tanto che ti do la possibilità di scegliere come vuoi essere chiamato. Oniko, Oneko, o Oniko, o Oneko, o non lo so, scrivimelo tu, che se me lo ricordo ti chiamerò sempre così. E poi scrivimi anche per il ritrattino, che te lo faccio volentieri. Grazie a te, Pacione, sei tu quello stupendo. Adesso sono un po' incriccata. Questo gatto invece c'è ancora qualcosa che non funziona. Andiamo avanti un po' con la matita, va? Oneko! Ok. Che disastro. Sono proprio un disastro. Intanto Pacione mi ha mandato la sua email, grazie. E mi ha scritto anche Silwin. Sì, anche tu, ritrattino, che bello. Poi ti scrivo, vi faccio, c'ho l'elenchino magico dei richiedenti ritratto. E vi scrivo poi di volta in volta. Intanto vediamo se ho riperso la foto del gatto. Eccolo. Questo gatto strambo. Questa musica è insopportabile. Skippa! E intanto sono già live da 2 ore e 20, wow! Ecco perché forse ho un po' di mal di schiena, o forse perché ho fatto 1 ora e mezzo di yoga massacrante questa mattina, chi può saperlo? Vado avanti ancora un po' con questo micio. E poi vi saluto. Ma parliamo di cose importanti. Cosa si mangia questa sera a cena? Cosa si mangia? Cosa mangiate voi? Grazie il golosino! E tu hai un nome simpaticissimo! Dici, è l'ora della tisanina, Nick, e io parlo della cena, ma è così, solo per sapere. Ma io metto su una tisana. Sì, bravo! Ah, aspetta, togli l'acqua. Sì. Che c'è nel pentolino, che è quella salata per il lavaggio nasale. Voi ve lo lavate il naso, è importante lavarsi il naso. Ok, venerdì si mangia pesce, giusto, Savario, ma giusto. Giusto, Savario, ma giusto. Baluca, sì, capisco la voglia di pizza. Quante ne hai già mangiate questa settimana? Così decidiamo insieme. Che cosa ridi tu? Nicola Bernardi, eh? Non si vede niente. 4! Ok, no, dai, mangia qualcos'altro. Oddio, almeno che tu non abbia una pizzeria di fiducia che fa anche pizze con delle farine diverse, tipo se trovi una pizza di Kamut o una cosa così, la puoi mangiare anche stasera. Però se è ancora grano tenero, direi di variare un pochino. Che dici? Cinese. L'orro pieno di orecchie, si mangia la pizza. Bravo Neko, io adesso sto facendo lo yoga di mattina perché poi sennò durante il giorno mi impigrisco e non lo faccio più. Ecco Baluca, questa è già una buona idea. Cosa vuol dire Silwin che sono 2 mesi che non fai la spesa? Cioè, nel senso che non esci a fare la spesa ma te la fai portare a casa? O nel senso che hai un orto e non hai bisogno di andare a comprare la frutta e la verdura? Perché io potrei, se mi faccio una dispensa fatta bene di cereali e legumi, stare 2 mesi senza fare la spesa, però ho bisogno che qualche contadino mi porti la frutta e la verdura, se no...
L'orro pieno di orecchie, domani sera farai il postino della pizza per i tuoi compagni di collegio. Spero di non cadere in bici con tutte quelle pizze. Auguriamo tutti all'orro pieno di orecchie un sacco di in bocca al lupo. Ah, ok, Oneko, capisco. Dai, ma allora la cena dopo sarà ancora più buona. Ok, Silwin, credo sia giunto il momento di uscire a fare la spesa. E magari farsi una pasta con dei biscotti può essere un esperimento interessante, ma uno solo. Non più di uno. Questa matita non scrive abbastanza. Che fastidio. Io volevo stropicciarlo un po', questo gatto che è qua tutto perfettino. E invece lo vorrei più stropicciato. Devo calcare come una forsennata. Comunque, questa luce nuova è veramente la manna dal cielo, perché fino a settimana scorsa, dopo 2 ore e 12, a quest'ora non ci avrei più visto. E invece non me ne sono neanche accorta che è passato tutto questo tempo. Grazie, Nick. Sei la fibra migliore che esista. Che l'equilibrio sia con te. Questa è una cheat da Star Wars, io l'ho capita, eh? Eh? Sì, capisco. Capisco, Neko, io... Cioè, la colazione dopo lo yoga la mattina è la cosa migliore del mondo, perché sto facendo questa cosa carina, che forse voi non lo sapete perché non ve l'ho mai detto, ma io ho quasi un diploma da insegnante di yoga. Dico quasi perché non ho più dato l'esame del terzo anno e il quarto anno non l'ho più frequentato per cose personali, di cambi di vita, eccetera. Però ho seguito 3 anni una maestra stupenda e tenevo anche un corso di yoga, l'ho tenuto per 1 anno e mezzo. Poi ho deciso che, avendo poco tempo, avevo più voglia di praticare che non di insegnare, quindi... Però, queste settimane ho ripreso in modo un pochino serio e per mantenere la motivazione alta mi sento tutte le mattine con mia sorella, perché anche lei è una yogini, ci videochiamiamo e facciamo la nostra sequenza di yoga insieme, quindi ci sentiamo... Tra le 8 meno un quarto e le 8 andiamo avanti fino alle 9 e mezza e dopo la colazione è buonissima. Pacione, non romperti, ti prego, a noi ci piaci tutto intero. C'è qualche vicino di casa di Silwin che può andare a farle un po' di spesa? C'è qualcuno di voi che abita vicino o siete tutti sparpagliati in giro per il mondo dell'Italia? O per il mondo, prima è passato uno spagnolo. Che simpatico. Oddio, magari non era spagnolo perché ha scritto parlo spagnolo, non ha scritto sono spagnolo, quindi... Ok, Firenze non esiste, hai ragione, scusami Silwin, è per questo che non consegnano la spesa lì. Sito Galdor, buona serata, buon weekend. Ci si, alla prossima. Su questo canale. Thank you.
Baluca, sì, ne ho fatte due nuovine. Tisanina e amore. Il leitmotiv delle mie live. Tra l'altro ho detto tisanina e Nick si è ricordato di aver messo l'acqua sul fuoco ed è corso a spegnerla. È un uomo così semplice e meraviglioso. Questo gatto sembra tutto fatto. Ti manca il polar pieno di orecchie? Beh, è comprensibile, a me manca il naviglio così verde e pieno di cicche di sigarette. Sto abbioccando a vedere questo gatto rilassato a testa in su quando inizio a canticchiare i motivetti, vuol dire che inizio ad essere stanca. Oh yeah. Inizia ad essere un po' più simpatico questo gatto? O è ancora un po' troppo impettito? Un po' menoso. È un po' un gatto poser. Un San Carlino, come direbbero a Milano. Simpatico, ma tu Pacione sei troppo buono. Silwin, ma non esistono le tisane anti-abbiocco. Ah, però avremmo... ma andava fatto bollire prima. Avrei del mate molto buono. Domani lo faccio. Aiuto, Olong! 8-3 mi insegue. Ah! Olong, non ti spaventare. È tutto normale. Noi stiamo disegnando un gatto fatto. Ogni tanto sento Nick che ride, non capisco per quale motivo. Perché ridi? Perché sei adorabile. Stai zitto. Ehi, ho trovato proprio il color naso da gatto. Guarda qua. Sì. Thank you.
se c'è qualche altro colore che mi tira su di morale. No, niente, niente, nessuno. Farei tanto un beige, ma ce l'ho solo in penna. Oppure ho i pigmenti di là o gli acquarelli, ma non c'ho voglia. Comunque sono molto emozionata perché sicuramente qualcuno di voi si ricorderà di quando ha detto che avrei cominciato un corso di illustrazione allo IED, visto che mi hanno dato una borsa di studio, e il primo giorno di lezioni sarà proprio giovedì prossimo. Ma la cosa stupenda è che, visto che siamo pochini e che ha un laboratorio, possiamo frequentare in presenza, perché le università e i licei nelle zone rosse è consigliato che siano chiusi, ma per attività di laboratorio possono stare aperti. Quindi io giovedì prossimo torno a scuola e mi hanno inviato un elenco di materiali che devo portare e sono emozionatissima, perché era da tantissimo che non avevo, che non andavo a scuola e che non mi dicevano tipo porta una carta di questo tipo, un tubetto di questo tipo, un pennello di questo tipo, e poi mi regalano dei pastelli, cioè dei colori a olio. Sono molto contenta, quindi può essere che nelle prossime live disegnerò anche in modo un po' diverso, perché magari dovrò sperimentare per la scuola. Non so ancora bene cosa mi faranno fare, ma sono molto contenta. Sì, non vedo l'ora di mettere un grembiolino. Col cartellino col mio nome, visto che abbiamo la mascherina e non ci riconosceranno. Anche se io ho dei capelli abbastanza strani, quindi mi riconosceranno lo stesso. L'unica cosa che mi terrorizza è che la sede è a almeno 20-25 minuti di bicicletta da qui, e io non sono più abituata ad andare in bicicletta al freddo, quindi patirò tantissimo, non poco, tantissimo. Alexa, metti un timer di 3 minuti. Ecco, sempre che chiedi le cose ad Alexa, mamma mia, che antipatico. Non è vero, sei molto bello e simpatico. Prima abbiamo scoperto che queste penne sono acquarellabili, quindi ora sto facendo un po' di cosine qua, sperando che poi si riescano ad acquarellare, altrimenti saranno carine anche così. Cosa vi devo dire? Mamma mia, questo è un colore che non avrei mai usato in tutta la mia vita. Ok, vediamo cosa succede. Ok, Nick ha messo un timer di 3 minuti, vuol dire che ha fatto un tè, quindi il tè potrebbe un po' svegliarmi. C'è qualche bevitore di tè verde in chat? Perché nel caso vi dico il trucchetto per non farlo venire amaro, che è il problema dei tè verdi in foglie.
Non si mette lo zucchero nel tè verde, Baluca. Tare Italia, mi dispiace, ma penso che sono solo 2 sere a settimana, dai, non sono proprio tantissime presenze, siamo pochi. Allora, il golosino, in realtà a livello lavorativo, io è la prima volta che provo a fare davvero l'illustratrice, perché è sempre stato il mio secondo lavoro. Anche quando lavoravo in teatro ho sempre fatto anche dei lavori di illustrazione, ma il lavoro principale era il teatro. Io sono scenografa pittrice in teatro. Alexa, stop! È pronto il tè. Ma ovviamente quest'anno i teatri non stanno andando molto bene, io avevo una posizione precaria e quindi mi hanno lasciato a casa dal 25 luglio e quindi in realtà è da adesso che ci sto provando. È per questo motivo anche che ho voluto iscrivermi a un corso, perché mentre da scenografa ho studiato per tanti anni, come illustratrice ho cominciato da autodidatta, nel senso che ho iniziato, sì, cioè sapevo disegnare tutto, mi sono studiata un po' di cose, però ho deciso di frequentare un corso per essere più sicura e per sapere un pochino di più di un linguaggio che ancora non conosco al 100%. Nick tira parecchie testate al soffitto. Sì. Più che altro perché è un po' stupido, povero. No, in realtà, cioè, grazie al cielo è... Non so se... Da dov'è che sono... Ah, dal computer sono inquadrata. Cioè, la parte più alta è molto alta di questa mansarda. Cioè, nel senso che... Allora, quella porta... Forse voi non la vedete. Comunque, la porta è di standard alta almeno 2,10 m. Quindi stiamo parlando che nel punto più alto sarà 2,5 metri quasi. Nel punto più basso è un metrino. Quelli saranno 4 metri. Ah, scusami, volevo dire 3,5 metri. Non 2,5 metri. 3,5 metri, 4. Quindi non ha tanti punti in cui sbattere la testa, però in cucina sì. Il golosino, esatto. Anche i poveri attrezzisti, ma tutti, tecnici, luci, scultori, sarti, costumisti, macchinisti, elettricisti, perché chi non è tanto dentro all'ambiente del teatro non si rende conto di quanto lavoro ci sia. Solo in Scala sono... Scala, ok, è uno dei teatri più grandi del mondo e bla bla bla. Comunque ci lavoravamo in... 1300 è tanta roba, cioè, solo di scenografia quando c'eravamo anche noi stagionali eravamo 3 squadre da 8, 3 per 8, 24 più 6, eravamo in 30 solo di scenografia, quindi più gli scultori, i falegnami, i meccanici, le sarte, le lavandaie, e la gente dell'ufficio, i macchinisti, gli attrezzisti, i luciai, coro, orchestra, eccetera, eccetera. Cioè, veramente tante, tante, tante persone. E quindi ora faccio i disegnetti. In realtà per le mie braccia va molto meglio, perché stavo iniziando un po' a soffrirlo come lavoro a livello fisico. Dipingere delle cose così grandi non è semplicissimo, nel senso che si usano degli strumenti molto pesanti, è proprio un lavoro fisico. Infatti la mia spalla destra sta un pochino meglio da quando faccio solo dei disegni piccoli. Grazie golosino. Aspettate che avete scritto delle cose. Grazie Oneko, è una casina molto simpatica.
La Paccione, io ormai vivo in mansarde da un po' di anni. Nella mansarda in cui vivevo prima era molto più facile la testata, cioè avevo anche il divano che era incastrato proprio nel sottotetto, quindi lì testate le tiravo persino io che sono alta un metro e un tappo. Oh, grazie, golosino! Wow, che gioia! Sì, le mansarde sono simpatiche. Poi quando l'isolamento al tetto è fatto bene, d'inverno è figo perché ti arriva tutto il riscaldamento dai piani di sotto, quindi lo puoi tenere parecchio basso. E d'estate, no, d'estate serve l'aria condizionata. Nella mansarda vecchia ce l'avevo rotta e cioè, poi l'ho fatta aggiustare, ma finché non andava si moriva. Si moriva. Lalo. Allora, parliamo un po' dei prossimi appuntamenti, che qua questo gatto lo sto. Mi sta chiamando mia madre. Facciamo una chiamata con mia madre in diretta. Di solito sono simpatica. Ah no, ha già messo giù. Uffa, mi ha illuso in realtà. Ah no, aspetta, aspetta. Pronto? Ciao Piera. Stai aprendo il pacco? Guarda, io sono in diretta. E così anche tutti i miei followers sapranno che sono la tua figlia preferita. Come sono emozionata! Ho regalato alla mia mamma una tinta rosa perché mia madre è matta ai capelli rosa. Sì. Piera, ma senti, un giorno ti posso fare un ritrattino in diretta? Cioè, che lo faccio alle persone che non conosco, posso farne uno anche a te? Hanno mandato un pacco grande? Madonna, speriamo che. C'è tanta carta, quindi una stellina in meno sull'ecologia. Intanto scrivono ciao Piera. Dovrebbero essere due confezioni. Una è la maschera colorata rosa e una è il balsamo argentato per togliere i riflessi caldi. Ah, una forse è un regalo. Perché? Mamma mia, sono veramente la tua figlia preferita. Sì. Allora. Sì, beh, ti metti i guanti, ma tanto ne hai, c'è il Covid, siamo tutti pieni di guanti. Sì. Sì, questo è il balsamo color argentato che devi farlo dopo. Prima ti fai lo shampoo, poi tamponi i capelli, poi ti metti la maschera rosa e la tieni 5 minuti almeno, se non 10, la prima volta tienila 5 minuti. E dopo fai il balsamo argentato. Ciao Pacione! Sì, esatto. Prima lo shampoo, adesso ti scrivo tutto. Sarà un regalino. Ah, sono i guanti. Ok, perfetto. Grande Piera. Allora dopo ti chiamo. Adesso vai a chiamare i miei fratelli e digli che io sono la figlia preferita. Mi raccomando, è un passaggio importante. Esatto. Ciao Piera, ti voglio bene. Ciao. Ciao ciao. Com'è simpatica la Piera. Ciao Pacione, grazie a te! Domani ti manderò il tuo ritrattino. E poi vi farò vedere anche una foto di mia madre con i capelli rosa, ma secondo me settimana prossima la chiamo in diretta e le faccio un ritratto appena si fa i capelli rosa, così la conoscete. È troppo simpatica. Che bello che sei, ti sei collegata.
Sì, ho appena ricevuto una chiamata da Piera che ha ricevuto il mio regalo, che è una maschera per tingersi i capelli di rosa. Vabbè, dai, questo gatto è abbastanza fatto. È ancora un po' da finire, ma ho veramente bisogno di staccarmi un pochino da questo disegno. Perché le cose si vedono meglio quando non le si guarda per un po'. Quindi, secondo me, adesso io vi saluto. Flavia, mi dispiace che tu sei appena arrivata, ma adesso decidiamo a chi... sgusciato Nicola Bernardi, mi fa sempre paura quando corre così, che poi se cade io come lo sollevo, grande e forte com'è. Comunque, persone magiche, grazie mille per essere state con me in questo venerdì pomeriggio di Gaudio. Io adesso riposo un pochetto gli occhi e finirò il gatto o questa sera oppure domani. E parliamo un po' dei prossimi appuntamenti. Grazie Uneco! Allora ti scriverò per il prossimo ritratto. E cosa vi volevo dire? Ci vediamo lunedì alle 3, secondo me. Comunque ve lo confermerò sulle storie Instagram. Poi ci vediamo mercoledì dalle 11:30 più o meno sul canale di Savogino, di Savo Head. E facciamo una mezza maratona di disegni di Slam Tracks. Siete belle, siete belli. E adesso chi c'è live? Chi c'è? C'è quella ragazza che volevamo raidare la volta scorsa. Melissa Red Rose. Tu mi parli nelle orecchie, io le cuffie non ti sento. Chi è che volevamo raidare l'altra volta che poi Melissa c'è? Melissa Red Rose. Ehi, mi dicono che MDC è Illustration è in diretta. Melissa Red. Red Rose. DR. Eccola. Sta disegnando? Sì. Cosa sta disegnando? Mi sta rallentando l'internet. Sta disegnando qualcuno con una maschera. Vabbè, dai, potrebbe essere interessante. Dai, conosciamo della gente nuova. Che dite? Portatele un salutino. E siete belli? Tanto io ci metto sempre un quarto d'ora prima di riuscire a fare un raid, quindi non vi preoccupate. Non sentitevi abbandonati, infatti, non riesco a scrivere. Vediamo se ce l'ho fatta. Ma infatti, secondo me, la nostra fibra si stanca quando... Che bello! Ci si... Lunedì? Sì, lunedì! Seguitemi su Instagram che vi faccio sapere esattamente... Quando? Adesso... Ok, adesso posso fare il ride. Portate i miei saluti e passate un buon weekend. Vi voglio bene. Ciao. Ok. Buon sangue, it's the biggest, benvenuto. E anche Nintendo, benvenuto.